Eyo! Aiuto, sono blurato. Buonasera. Buonasera, amici. Letteralmente con la felpa dei classe D di SCP. Buonasera, Deux. Buonasera, Carbonara. Buonasera, Alessia. Buonasera, Dani. Buonasera, Trapper. Buonasera a tutti. Come va? Spero tutto bene. Come va? Un attimo, c'era da fare una spiegazione. Buonasera, Olli. Come va? Spero tutto bene. Come state? Come state? Allora, signori, ci sposteremo su Sea of Thieves verso le 22. Più o meno dovremmo esserci tutti. E via. Comunque, come state? Spero tutto bene. Prima di startare mi guardi il meme? Certo, tanto qua startiamo alle 22. Ho voluto spargere voci di te, ma mi sono preso un ban da Mr. Jake. Ma per il fatto dell'emoticon? O cosa hai fatto oltre all'emoticon? Ora benissimo, perché alla fin fine non mi... Ah, oh, dai, giornata di riposo, quindi ci sta, ci sta. Allora, io non so... Ah, per l'emoticon... Boh, facciamo intanto una battle royale, perché tanto più o meno ci andiamo proprio su Sea of Thieves alle 22. Boh, io adesso ritiro fuori, richiudo l'argomento all'istante, perché penso che non penso sia l'anima della discussione di oggi. Però, allora, ok, canale tuo, regole tue, ma secondo me la regola di bandire l'emoticon penso sia, boh, una regola che non, cioè, proprio non mi piace. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, nel tuo canale posso usare solo le tue emoticon e quelle di base di Twitch? Non lo so, non mi piace. Però, cioè, almeno io penso che lo fai perché hai paura che, boh, le tue emoticon non sono belle? Non lo so. Per spam? Non lo so. Non lo so e non voglio saperlo. Comunque, io... voglio un attimo ringraziare Vodka, perché ieri ci ha raidato, però proprio io con la grande fortuna ho chiuso quando c'è stato il raid, quindi intanto vi facciamo un shout out. E però appunto la ringraziamo. Intanto qua lancio una palla da rugby e via. Le foto del cazzo non è un meme. Boh, nel dubbio non guardo nessun pene. No, nel senso, in un messaggio all'altro c'erano sempre le tue emoticon. Vabbè, però di base è lo stesso ragionamento. Cioè, nel senso, non puoi usare le emoticon di altri canali su quel canale barra altri canali, robe così. Cioè, adesso un attimo penso di aver un po' distrutto tutto. Ma dov'è sto meme? Dove me l'ha inviato? Su Telegram? Il Chad Angel. Arrivo perché ho dovuto riavviare la play. Va bene, va bene. L'ho postato su Reddit. Ma l'ultimo meme risale 8 mesi fa. Hai sognato quest'uomo? Che comunque, boh, il filtro sgranatissimo sta... È quello? Perché, aspetta, io ho messo 8, non per i nuovi. Ma è sempre questo. Fallo caricare. Ah, ok, pensavo che era già caricato. Vabbè, vabbè. Allora, io però vivo con un'incognita, lo sapete? Perché tanto io di base mi collego sempre con Eckard prima di andare in live, soprattutto per quanto riguarda serate come queste. Però vediamo, tanto appunto ci becchiamo alle 22, quindi boh, al massimo lo chiamo. Perché sarebbe figo oggi fare le storie assurde, perché sono tipo delle campagne, diciamo così. E
E di base ce ne sono 12. Sono un po' diverse da quella di Monkey Island, che era molto più narrativa. C'erano personaggi che parlavano, qua invece sono più tipo cacciatesori, mausolei, robe così. Ma nel mentre possono venirci a scassare i giocatori. Dimmi, Deux, appena Mr. Jackie mi ha detto che mi banna la mia faccia. Perfetto. Perfetto. Però, vabbè, penso dopo hai smesso. Non ho mai giocato a un Fallout. Ok, allora, tu mi hai preso il mio preferito, Fallout New Vegas. Bellissimo. Il fatto è che, non so se ci andrai a mettere delle mod grafiche, il gioco è vecchio. Quindi ti ritroverai un gioco comunque molto arretrato a livello grafico, perché comunque era periodo PlayStation 3, Xbox 360. Ma se vai oltre il lato grafico, minchia che avventura ti aspetta. Madonna! Madonna! Goditi quel gioco, molto figo, a me è piaciuto. Se ti piace, anche il 3 è bello. No, no, però comunque ci sono alcune persone che casomai dicono, minchia, non mi piace che abbia la grafica vecchia o robe così, però viva la vita. Il gioco è uscito in quel periodo. Per carità, esistono le mod grafiche. In caso vai con quelle, se no ti godi il gioco base. Sì, è molto più. Allora, il fatto è questo, perché da Fallout 3 c'è stata la gestione di Bethesda. Nerdazzo, voglio il nerdazzo, vero il nerd. Cosa vuol dire? Comunque, cosa voglio dire? È che il Fallout New Vegas è fatto dalla Obsidian, che sono gli ex sviluppatori del primo e il secondo Fallout. Io il primo, un attimo, così da per me, me lo vorrei rigiocare, anche se non l'ho mai finito. Però c'è un mostro disturbante che si chiama tipo Master. Ho visto, ma non ho capito cosa intendi. Gli occhiali da nerd? Questi? A parte che sembro uno della banda Bassotti. Manca solo che c'avevo tipo la felpa rossa, robe così. Ma io adesso chiedo una roba, no? Manetandi, ma sto meme è caricato o no? Quanto ci vuole a caricare? Cioè, penso sia un'immagine. O è una foto o un video. Non sei un cazzo di Fallout. Vabbè, non è un problema. Fallout, se cerchi bene, è pieno di lore. Non ti preoccupare. Vabbè, mandalo su Telegram, mandalo dove te pare. Hai tempo fino alle 22. Ok, va, mandalo su Telegram, senza problemi. So che è ambientato dopo una guerra atomica. Allora, il fatto è questo. Fallout, questo è importantissimo, appunto, ha questo stile anni 50, robe così, perché non è mai stato inventato il transistor, che è una roba che abbiamo in tutti i telefoni, dispositivi che hanno comunque una batteria, quindi appunto se io stacco non si spegne di colpo. E infatti se vedete tipo ha enormi ciaffi, tipo il Pip Boy, che sarà appunto l'oggetto con cui accederai alla mappa, all'inventario, robe così, è enorme per via di queste cose. E appunto, a causa tipo di mancanza di risorse, robe così, incomincia tipo una guerra di Dio dappertutto, al punto da mandare tutto il mondo in una rovina incredibile. E c'è una mod di Oh, interessante, interessante. Ma che cazzo è tutto qua? Oh. Sembra uno della banda boss. Beh, via, pure col faccina da nerd e il dito alzato. Bene. Cazzo, figo. Figo. Allora, perché più che altro non è mai stata così tanto espansa il lato tipo europeo, russo, africano del mondo di Fallout. In termini di giochi, intendo. È sempre rimasto nel contesto America. Sarebbe figo, cazzo, da un'altra parte del mondo un Fallout. Vedremo un po'. Esiste la mod per il 4, non so se è uscita, inerente a Fallout London. Però non so se appunto è uscita, sta in salute, sta tutto bene. Robe così.
Ok, cioè cos'è? Ma cosa mi stai facendo, Netanyahu? Una querela che sta caricando dappertutto? La New California, appena parti su Sea of Thieves arrivo. Va tranquillo, Eckhart. Va tranquillo. Più che altro ti ho scritto su Telegram. Nel dubbio mi scuso in anticipo anche qua. Cosa mi. Niente, qua ormai mi trascrivono quello che dico, va bene. Ma che è la New California Republic? È una fazione che c'è soltanto su Fallout 4 e mi è sempre piaciuta. Allora, questa faccina ormai penso che avrà un anno e mezzo, una roba del genere. E ci sta perché prima, se no, andavo avanti o con una foto che mi mettevo io, o una foto più vecchia del Daffino. Un po' più inerente a una specie di ditto che un po' in un certo senso è meglio un po' staccarci da quello perché se Nintendo si risveglia, cioè allora è difficile, ma se un giorno Nintendo mi trova e vede quel ditto che è uscito a caso, letteralmente me lo butta in culo. No, se passa. Cosa vuoi dal miglior Pokémon? Allora, il fatto bisogna capire come farla. Io vedi, dovrei commissionare qualcuno che mi rifaccia l'emoticon. Di questo. Ah, questa è una delle prime perché. A parte che penso che rimarrà per sempre. Questa è vecchissima perché utilizza pure una webcam di merda. Letteralmente. Il tuo culo di Nintendo. Okidoki, stai attento. Il tuo culo di Nintendo. Io apro Telegram, eh. La live del disastro. Duffman verso. Allora, fammela scaricare. Ma cos'è? Tutto. No, vedo. Ok, mi sono fatto un leggero spoiler. Ok, aspetta, dov'è il volume qua? Oh! Ok. Ve la faccio più piccola, se no i bimbi. Non vedo, non vedo. Ok. Ma porca puttana. Toh, risentiamo. Quant'è? 2 minuti. Cazzo, Mio ma è padre, ma tutto. cosa mio padre? È andato, letteralmente è andato a scrivere a mia sorella. Ho detto mio parco, che mio padre. Ma non sto a dire a Aspetta, te, alzo di te più. vai in giro a sparare a fa' il pirata, che ti piace tanto. Guarda che querelo anche a te, almeno dopo vi Perché? incontrate Che nella stessa aula del querela questa? Questa è tribunale. una cazzata. Te la dico tu nella stessa aula del tribunale vi Ma trovate, io querelo te. eh. Vai, vai. Ma vai a googlare come si scrive in hiragana Kaisokuori, vai, vai. Ma cosa vuoi? Pisello Ma cosa. malefico che non sei. Te tiro un Stessa aula pugno e del te faccio entrare su tribunale. One Piece, eh? Te tiro un pugno e te faccio entrare su One Piece, eh? Però davanti a Pisello, un testa di cazzotto di cazzo! Rufy. Testa di cazzo! Stronzo! Testa di cazzo! Stronzo! Testa di Vabbè, qua cazzo! letteralmente Pisello, il testa di crollo cazzo! Te della faccio mangiare il live. frutto merda merda! Via, Testa di cazzo! via. Infatti pure Cazzo! te. Io. No, no, non è che. Vabbè, lascia sta che te è un altro porco. Via. Io! Ma io non ho neanche Io. disapprovato. Te sei un porco in generale. Io sono porco in generale. Guarda che ti querelo, eh. Ma io vi querelo a tutti qua dentro, eh. Siete nel mio gioco, bastardi. Ma ecco, querelato, stronzo. Ma Io dico quello cosa? che Non ti ho neanche penso. Io diffamato! dico quello che Ma non ho. penso.
vai a fare. Ma l'esercito di Goblin mo sta arrivando. Io devo andare su Leon City. Ma basta con GTA RP. Adesso si fa fuori Goblin e via. A me non me ne frega un cazzo. Al saluto. Frank, grazie mille per la compagnia, anche se mi hai fatto incazzare, eh. Ne parleremo meglio quando faremo questo podcast. Non fa io così che fare Lord Farquaad, dai. Va bene. Ci ribecchiamo. Ci sentiamo, dai. Io. Con tutti, ciao. Ci vediamo alla Contea delle Cazzate, arrivederci. Sì, ti querello. Sì, querela. Oh, bellissimo edit. Allora, ce l'hai una versione più in HD in Netandi? Perché in caso io lo voglio ficcare nelle clip del mese. Boh, i bambini di 2 anni. Allora, aspetta. Sono andato anch'io a scrivere... Va bene. Da GTRP o GTAPP? GTAPP. Visto che non riesco a giocare RP su GT5, mi sto creando una mappa RP su Fortnite. Sarebbe figo. Cioè, il fatto è che Fortnite dovrebbe mettere una specie di audio di prossimità. Cazzo, sai che figata. Allora, farebbe ride una YouTube poop. Però io sono uno che posso dire, soprattutto perché io ne ho consumate un casino di YouTube poop. In un certo senso vorrei, cioè, sarei abbastanza criticone, eh? Da Fortnite deve aggiungere il sex... No, quando arriverà il sex update sarà il gioco di merda, perché non lo deve avere. No, aspetta, non tutte le marche. Si iniziava con... con un corso di Falconara, poi si faceva la mappa Battle Royale di Falconara, poi se ci riesce a ficcare tutte le marche, bomba. Il fatto è che mi dovrei guardare 72 ore di Unreal Editor. Per malusino? No, allora, guarda, posso essere sincero, io penso di non essere proprio zero per maluso. Zero, impossibile essere permalosi qua dentro. Niente, qua tocca parlare un attimo del carattere e parte le zinnone mai dette. C'è niente, qua, guarda. C'è, boh. C'è, guarda, è un casì, tutte quelle zinne. Che poi, oh, banna tutti, vabbè. Non ho parole, guarda. E 55. Io intanto sai cosa mi faccio? Avviamo Sea of Thieves, va? Che ho chiuso pure l'app Xbox, da quanto sono intelligente. Botch. Ecco, portiamo giochi scadenti, popi, non me ne frega niente degli spettatori. Mi frega solo dei soldi. Cicin. Ok. Cioè, niente, qua è partita la rivoluzione, perché letteralmente messaggi in primo piano, zinne, ma cosa facciamo? Niente, tutti. Peccato però che questo messaggio... è di Ethan Robin, che però mi aveva detto che appunto si voleva allontanare dai social. Scelta che si rispetta. Però appunto ha lasciato un'impronta. Sto urlando. Madonna, incredibile, cioè, pazzesco. Che cosa volevo dire? Ma c'è ancora quel Netandi che mi deve parlare del Nintendo Direct? Siamo qui per parlare del Nintendo Direct e non c'è. Letteralmente. Entra, posta il video, copertina del Napoli, cappellino del Napoli e spegne la luce. Buonanotte. Te, guarda che roba. Cioè, pur di
pur di postare un copypasta, cosa ha dovuto... Hai scalato l'Everest, che te devo dire? Mordi e fuggi, via. Ma che sighino si va a letto? Adesso cappello da pirata e si pirata. Via. Un Nintendo Direct deludente, da buttare. Mugiwara. Dai, per One Piece. Vabbè, ma letteralmente... Cioè, mi allontano... Vabbè. Letteralmente adesso non so quante aspettative c'erano per questo Direct, ma c'era scritto proprio che era dedicato ai partner. Se dopo voi vi guardate i TikTok dove dicono «Ah, regà, oggi esce Super Mario Spider-Man Odyssey 72, dove potrete recarvi a Roma, però occhio alle buche», siete voi pazzi. Letteralmente, siete pazzi se vi aspettavate un'esclusiva stasera. Niente, io ricevo i TikTok, ma sto a lavorare. Ecco, allora, a proposito, oh, sentiamo un po'. Che adesso Netandi si incazzerà un po'. Ma oddio, è un remake. A me pare più un gioco nuovo. Ah no, guarda, grazie dislessia. Ma che è sta nave, via! Sì, è un gioco nuovo, però bomba. Non so se è un seguito diretto di Super Princess Peach. Vedremo. Allora, alto mare, noi ci mettiamo il galle... Cazzo, ma noi possiamo andare sto giro con la mia nave. Bella Simo! Oh capo, tanto... adesso mi sa che arriverà pure Eckard e tanto tempo penso arrivi anche Nikimeo. In che senso frase? In teoria il Pokémon Present dovrebbe essere interessante, in pratica sarà una merda. Non è il 27, no, il Pokémon Presents? Vabbè, in caso si discute, perché tanto lo fanno sempre la mattina, ma insomma, se è la mattina, subito dopo pranzo, tipo, alle 15. E... Il fatto è... Vabbè, prova sì, in caso verrà distrutto il messaggio. Il fatto è che io devo vedere una roba, il remake di Bianco e Nero. Perché lì si capisce se lo si porta o no. Ah, è vero, cioè, allora io Elden Ring lo devo comprare, infatti il trailer ancora non l'ho visto. Ma oggi, ragazzi, ho ricevuto... ho ricevuto la più grande notizia in termini di videogiochi. Io adesso non so se conoscete Little Devil Inside, ma è un gioco simpaticissimo che è da 8 anni in lavorazione e finalmente dopo 3 anni di silenzio è uscito un altro trailer di 6 minuti. Una goduria, raga, una goduria. So contento che è ancora in sviluppo e lo sviluppatore non è scappato con i soldi. Vabbè, partiamo dal fatto che il preservativo sempre, però va bene, porta Bianco e Nero e ti dono tutti i miei stipendi e vedremo se c'è il remake. Sì, però cavolo, mi fai il remake di Diamante e Perla. Ok, bomba. Non mi fai Bianco e Nero? Per carità, tra virgolette, sono quelli che tipo hanno venduto di meno. Sì, infatti, ok, Netanyahu ha tirato una bella perla. Non ci esaltiamo che poi rimaniamo delusi, vero? Duff, ma sei razzista? No, anzi, questa è pure da querela, perché mi hai dato del razzista. Non c'è il punto di domanda, quindi è un'affermazione. Bene, sarai querelato. Allora... Ok. Sto giro altro che il preservativo di Ciccio Gamer che... Ma regà, lo faccio? Non l'ha fatto, adesso lo faccio io. Finisce come Diamante e Perla che rimaniamo bloccati nella palestra ghiaccio. Cazzo. Ma vuoi mettere che era il top content?
Ma cos'è una soft cheat? La canzone di. Di. Del brasiliano. Tete, solo te, amo te, voglio solo te, tete, solo. Ho detto tete. Adesso partirà tutta la macarena. Aspetta, eh. Sapete cosa succede quando. Cosa succede nel mio cervello? Questo. Dai, 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 dai. Dai, dai. Succede questo, ecco, bravi, bravi, spammate, spammate, dai, dai, ancora, ancora, spammate un altro po'. Vai, 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 dai, dai, vai, 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 che è questo? Solo questo adesso? Dai, 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 tanto, coraggio, vai, vai. Olè, posto. Oh. Chi è? No. Buonasera, Eckhard. Buonasera. No, comunque tranquillo, anch'io non ho fatto un cazzo. Anzi, ti devo raccontare perché è successo un disastro oggi. No. Per l'ennesima volta, ventimila disastri. Allora, spero nulla di grave, cioè un disastro che poi è stato risolto. Da risolvere. Oh, mamma mia. Allora, come l'anno scorso... Buonasera, Master! Telefono. Come va? Bentornato. È andato. No, vabbè, non è esploso, però... Oh, ma io mi sa che te l'ho detto, scusa l'interruzione. Ma io a gennaio, ogni due anni, mi deve esplodere qualcosa. Io ogni anno. Sempre a gennaio? No, sempre sto periodo qua. Quindi in fine inverno, diciamo così? No, tipo. Ragazzi, ma che cazzo ogni è? Volta è così. E, vabbè, non funziona più il Face ID. E capiremo a quanto pare. Salve. Buonasera, Miki. Buonasera. Come non funziona il Face ID? No, perché a quanto pare la telecamera risulta non verificabile. Una cosa alla del fine, genere. Se non ci carichi il software, e in più che c'è tipo la condensa dentro. Usare, quindi immagino ci sia dell'acqua. Dove c'è la condensa? Ah, sì, noi stiamo per fare la prima sotto il vetro. Assoluta. Adesso aspettiamo. Dove c'è la telecamera frontale, ma quella interna. Ma del telefono? Sì. Dopo, Trapper, in caso ricordamelo. iPhone. Ma bella. Aspetta, tipo ti è cascato oppure letteralmente no. Te tipo l'hai aperto e è successo tutto così? E... No, non è caduto. Cioè, la condensa dentro è entrata perché c'era l'acqua, ma... È un iPhone, ma Cristo cazzo, Dio. Non è waterproof. Cazzo, a me questo telefono, no? Che... Ormai è quasi un anno che ho, tipo dopo 4 mesi mi è cascato in acqua, in mare, e c'è stato tipo almeno un minuto e mezzo, perché io dopo sono andato negli scogli a riprenderlo. Minchia. E infatti ho dovuto fightare pure con un granchio che mi aveva preso il dito, io, porca puttana, no. L'avevo lanciato. Lo voleva. Me sa, dammi un cellulare, avrà detto. E adesso ti dico... Che criteri ci sono, ecco. Allora, dovrebbe resistere sommerso sotto 6 metri. Cioè, tipo, all'incirca verso 6 metri c'è il collasso. Per 30 minuti, però. Tipo, sta 30 minuti. A Luca. L'acqua sopra il telefono non dovrebbe per nulla ucciderlo. Sicuro non sono andato sotto i 6 metri. Anzi, non ci sono proprio andato. Non c'erano metri. Vabbè, comunque... E questa è una delle tante simpatiche situazioni. Oh, sto gioco mi ha rotto il cazzo. Quando vuoi, non vuole partire. Sì, sì, vi sto girando l'invito. Vabbè, e seconda roba incredibile di oggi. Sotto casa mia, dove c'ho il garage, dove sto anche adesso, stavano facendo dei lavori perché dovevano cambiare, non lo so che cazzo cosa, ma dovevano fare tipo roba sulle tubature. A quanto pare per cambiare tubature hanno allagato tutto e l'acqua entra dentro il garage. Garage dove io c'ho il PC, c'ho tutto. Cazzo. Fortunatamente non è arrivato, non ha superato il parquet, ma sotto c'è finita. Quindi c'ho l'acqua sotto il parquet. Madonna. Mi sono rotto il cazzo, ragazzi. Mi sono rotti i coglioni. Me ne dai una bene e 100 male. No, ma questa... E comunque però ho finito il video. Quello... Quindi, oh.
Sì, quindi dai, cosa positiva. Ha una data che in caso lo reacteremo in live. È che la data è un sabato? Paro così. Allora noi lo reactiamo domenica. E allora niente, vabbè. Perché sabato non sono in diretta. Che deve fare? Vabbè, datemi 2 minuti che mi sono scordato, anzi mi sono scordato, non ci ho avuto tempo per aggiornarlo, però ci vorrei 2 minuti però, contati. Adesso scusate, no regà, chi è che ha dovuto aggiornarlo il gioco? Perché io adesso. Io non l'ho dovuto aggiornare. Io ho tirato l'allarme, attenti regà, c'è l'aggiornamento. Boh. Io mi sa che dico un paio di stronzate, eh. Ma io ce l'ho, quindi tocca. 11 GB tra l'altro. Lo conosci Just Act Natural? Dove cazzo sono spawnato? Oddio, no, aspetta che sento Miki. Ma com'è possibile? Come senti? Ah, ma c'è il Simo. Sì, sì, adesso mi sa che logga su Discord. Della carbonara al dente, però ho mangiato la pizza. Ok. Mm. Tipo, che stasera i miei dovevano mangiare la pizza. Io ho preso il poké. Proprio incazzatissimo. Per il fatto che hai preso il poké? Vabbè... Mia madre ha detto, vabbè, prendilo col salmone, riso bene, fatto. Fa schifo. Vabbè, scusa. Prima voleva pagarmi, poi non mi ha più fatto sapere niente, quindi immagino non gli sia piaciuto molto. Anche perché il resto l'ho mangiato io, quindi... Madonna. Aspetta, Ma quella è razzista, tocca. Ok, ci raggiunge adesso Simo. E io, regà, come avevo scritto, volevo fare la primissima storia assurda del gioco. Che sono tipo una specie di missioni che ci porteranno tipo anche in luoghi un po' esclusivi, che soltanto nelle storie assurde si possono fare. Però mentre navigheremo, c'è la possibilità che comunque incontriamo le altre navi che ci assalteranno. Ok. Buono. Se vogliono, se no, altrimenti ci... Se no, esatto. Ci lasciano andare tranquillamente. No? Esatto, esatto. Allora, io penso che, visto che hanno aggiornato il menu, un attimo cerco di capire... Oddio, dov'è il tavolo? Qua. Allora, storie assurde. Iniziamo con la prima. Lo Shroud Breaker. 12 secondi e ci sono. Ah, aspetta, non sei entrato. Vabbè, tanto posso proporre il viaggio. Dai. Che cazzo? Ma Simo, t'ha sparato! Ah, è richiesto stream. Ma scusami, Ma scusa, non... Ma in teoria Simo si può unire... al coso. Let's go. Arrivo pure Fasmo. Che cazzo ci gioca? Mi sentite? Sì. Oh, sì. Ma scusa, prova a uscire e rientrare dal canale stream. Ok, aspetta. E... Via. No, non lo fa entrare. Va tranquillo, master. Sicuri forti un attimo. No, no, io ne ho fatti tipo solo due. Però a me stanno simpatici. Forti. Mi sento doppio. Come mai mi sento doppio? Ah, perché senti dal gioco. Esatto, forse. Prova a mutacce. Vai su tipo il mio equipaggio. E dopo su di noi ci fai silenzio alla chat vocale. Silenzio. Okay. Allora io qua vedo silenzio alla chat vocale subito. Di un marinaio. Testuale no. Fa di un marinaio. Marinaio. Testuale. Questo è testuale. Vocale, ok. Vocale, ok. E gestione ciurma. No, io vedo soltanto Michimeo e Duffman HD. Sì, sì, adesso. Adesso Eckard. Non ci sono problemi. Buonasera ragazzi, come buonasera, state? Buonasera, aspetta, mi sa che io devo alzare qualcuno. Cioè, io ho aperto il gioco e la prima cosa che vedo è sta cazzo di immagine tutta sgranata, PNG fermo. Bello. Ma proprio sgranata, cioè, ma che è sta merda? Comunque Simo, te puoi entrare nel canale e stream da solo senza che ti spostiamo? Ma sì, non mi funzionava, considera adesso, cioè io lo vedo con il lucchetto. Ma anche cliccando sopra stream, Sì, esatto. Se vado fuori... Aspetta, ci riprovo al volo. Sì, sì, tanto adesso fissiamo queste cose e salpiamo che abbiamo una grande avventura. No. Non mi funziona. Vabbè, non ti sta preoccupando. Devo sistemarti, allora.
Allora, io vorrei entrare. Buonasera, buonasera a tutta la chat, a tutte le vostre chat. Vedo soltanto il Duff online. Non so se anche Eckhard, ancora non ho capito come Eckhard. Ancora non lo so. No, non l'ho detto, Trapper. Aspetta. Quindi, bella, come state? Bene. Mi fa piacere, ragazzi. Sono con l'ansia a 2000, c'ho l'esame probabilmente sabato e quindi c'ho l'ansia. Se lo passo più un K, se non lo passo sti gran cazzi. Vediamo un po', sì. Vabbè, dai. Pensiamo però... a... Vediamo... Cioè, ma sì, boh, adesso pensiamo a navigare. Ho sentito che vogliamo fare la prima storia assurda. Esatto. Io la conosco molto bene perché l'ho fatta due volte e sarò contento di farla una terza volta insieme a voi, ragazzi. Ok, perché sarebbe figo riuscire a farle tutte. Esatto. Io l'avevo iniziata con Ilaria, soltanto che dopo lei è entrata nel periodo sessioni di esami universitari e quindi abbiamo abbandonato. Vabbè. Molto volentieri, continuiamo, va bene. Ma là c'è una barca russa. Barca russa. Ma qua avete cambiato la skin della nave per caso oppure quella classica standard? È gialla. Oh, perfetto. Zero monete per le gioie del saccheggio. Grazie mille. Ciao Evil, sì, Sea of Thieves. I miei compagni mi hanno abbandonato, dovevano staccare. Dai, però spero che sei riuscito a fare il forte. Come fai Duff ad avere quella skin? Quella faccia da scheletro, bellissima. Ma anche voi state... Sai no, che tipo nei pass danno le monete... Ci sono tre monete. Ma sei uno scioppone, ho capito. Ho collezionato quelle monete, alla fine... Hai fatto bene, Io purtroppo non c'ho abbastanza monete. Sarebbe bello prendere un pappagallino, perché starebbe bene con il mio outfit. Se ci trovi alleanza, ok, noi perché stiamo per fare la prima storia assurda, quindi saremo già impegnati. 1 milione di gold, porca puttana, grandi. Ma come? Un milione di gold? In che modo? Non l'ho mai fatto un milione di gold. Penso che comunque, non so se tipo siano le robe dell'Atena, quelle robe lì. Comunque se volete potete partire. Ah, partiamo? Sicuro? Va Ma dopo bene. Ci può raggiungere? Sì, sì, allora fate così, entrate dentro la cabina del capitano e votate appunto la Shroud Breaker. Arrivo. Comunque, Sea of Thieves sta per avere, secondo me, un'impiccata pazzesca, ragazzi, perché non so se lo sapete, ma si dice che appunto... Ah, lo devo formare, pardon, Deux. Ma lo posso fare dai primi livelli, perché io ho perso il vecchio account. Così fa a fare storie assurde? Vota il libro. Claudia Caffè. Quale libro? Ah, questo libro? Leggi il diario del capitano di bordo? No, quell'altro, questo qua dove sto io. Non ce l'ho io, quella lì. Ok, eccolo qui. Ma come? Eccolo qui. No, Michi, vedi questo coso. Prova dietro la clessidra. Dietro la clessidra. Allora, dai, in questi giorni lo faccio, Deus. Sta per diventare cross platform. Gli eventi che spawnavano, abbiamo battuto tutte le navi, crack e megalodonti, madonna. Ah, dobbiamo andare a far visita al personaggio misterioso, la taverna, scusate. Vado. Quindi... Andiamo. Ah, è quella che chiacchiera, ovviamente, certo. Ah, no, questo no. Allora, dai, non si crea assolutamente. Io chiedo tutte carte, sappiate, io non dono niente. Prendo solo tutte le carte che mi servono. Come ci si va? Allora, non so se basta una persona soltanto per avviare il dialogo. Mondi. R. Salve pirata. Cosa devo fast fare? Chat. Non devo parlare. Non lo so, io spammato, ma non sono andato da nessuna parte. Voglio farmi. Ma la taverna era, ragazzi, non era la taverna, era la naufraga. Ma ci ha chiesto di parlare con lui. Era la naufraga, le storie assurde. No, quella lì, eccola. Questa? Parla con il personaggio misterioso, non è questo. Cosa vuole la Rinna? Eccola, già sta facendo, vedete? La storia assurda inizia quando tutti i compagni della ciurma saranno presenti. Che cazzo ci dice parla col personaggio misterioso? Ci vede quello. Dove? Non era la naufraga? No. Ma allora ci ha trollato. No. Allora, fai visita al personaggio misterioso della taverna di qualsiasi avamposto. Allora, aspetta, andiamo. Vaffanculo, ci siamo stati. Allora, forse non ho perché dobbiamo essere tutti insieme. Io. Come sta Goyota? Adesso non so se ci sia Elkin. Ma dove dobbiamo andare?
Penso giù in attesa della shawarma, però lo avviserò. Aspetta, venuti. Ok, posto. Ma questo. Parte? One moment. Ok. You do well to heed my warning, for this is no ordinary voyage you're contemplating. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Oh, ma che spara molto tizio! Il santo aiuto di non offenderti mai. Capito che è misterioso, ma fuggire però le persone stanno facendo diventare uno scolapasta. Misericordia, perdonami. Amen. C'è qua? Vabbè, ma che è adesso la preghiera qui, ma un casino. Allora, Master, se vuoi mandami la richiesta, cioè scrivimi il codice. Ascoltando molto bene. Scrivimi il codice, sì, il codice, ma il nickname in privato su Discord. Perfetto. Perché di base ogni tanto il sabato organizziamo. Diario del grande pirata, viaggio per la Shroudbreaker. No, per raggiungere Shore of Gold. Punto bombo. Oppure quando giochiamo a Sea of Thieves con la chat. Il problema è che quando siamo più di 4 qualcuno deve fare la classica tecnica che si chiama Jump Lobby. Vabbè, praticamente ci ha promesso che ci avrebbe rivelato la posizione di questa isola piena di tesori se gli portiamo il diario che rivela la posizione della Shortbreaker. Quindi dobbiamo trovare il diario. Esatto, penso che sia questo. Ma noi ci abbiamo, allora, se voi fate Q e poi missioni. Sì, esatto. C'è il libretto. Ci avete il joystick L. Sì. Ok, me lo leggerò una volta salito a bordo della nave. In che senso? No. Inseguendo le leggende, un altro viaggio, un altro diario. Le Shores of Gold. Un grande segreto, un'isola di tesori inghiottita dal Devil's Shroud. A raggiungere nuove isole attraverso le nevi. Che cazzo è? Una bella storia, allora, mi sto dando informazioni. Un attimo un po' infamone. Che è successo? Niente, che ha fatto Duffer? Niente, niente. Ciampato? No, no. Un attimo. Un attimo mi sono sbiancato io, però sono ritornato in me. Più bianco? Però ecco, ci sarà una mia vendetta, sappiatelo. Ho fatto... No, Olli! Ho preso la mia decisione e il forziere è finito in mare. Pure Dani, pure Master. Qua è una strage oggi. Questo però posso dire che era molto silenzioso, cioè era inaspettato, Questo impossibile predictarlo. Ho potuto saltare in aria alla Switch? No. Ha fatto dei casini. Allora, ci abbiamo delle informazioni. Allora, la Barzolo a cercarci, non siamo all'altezza dei suoi cannoni infernali. Cruxol e Crooked Mess. E dove cazzo è? Ok, proprio fra le isole di Crooked Masts. Forse ho capito dove potrebbe stare. Prova tipo in alto a destra. Crooked Mast e... Oh, eccola! Sì, sì, e dov'è che era l'altra? È la vecchia Croxolo. Mi sembra diversa la grafica, raga. È possibile? Sante, grazie mille per la rosa. Sai che anche a me sembra un po' più... Non lo so. Più nitida. È vero, meno cartonata, devo dire, sai? Oddio, il punto di mezzo può essere tipo questo. Merda, ci abbiamo di mezzo una nave, Speriamo di non incontrarla. Dio caro. Aspetta, non mi capì. Ah, okay. Cioè, erano giunti nelle acque basse di un'isola inesplorata. Quindi allora, può essere che ci siano delle isolette non segnate, tipo quelle piccoline. Esatto. Vabbè, andiamo lì. Intanto dirigiamocela su. Poi capiamo. Ok, è il momento di andare, ragazzi. Sulle palle. Sulle palle, ma come? Là ancora. Tutti i 100 giga del gioco, Master. Massimo, prova a mettere maledetto come impostazione grafica. Maledetto, mi sa che è un altro gioco. Ma un insulto. No, no. Come faccio? Mi sa che maledetto ci giocavo quando c'avevo la 750. Fortuna dopo. Allora. No, ma ormai l'ho cambiata. Ormai è maledetto. L'ho cambiata, però. Ah, mettiamo tutto in maledetto, va.
Aspetta, dove devo andare? Impostazioni grafica. Nord. Impostazioni grafica. Per adesso. Dopo ti dico. Okay, maledetto? Maledetto. Ma se fonde il computer? No, 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 no. No, anzi, no, anzi penso meglio, che meglio. Fa... così. Un po' d'aria. Ah, okay, no. No, è mitico che... E si mette in tutto realtà... un po'. Minchia, lasciamo tutto gran mitico. Cazzo, una bomba. Quella standard Maxime. Qual è, ragazzi? Non vorrei fondere io questo ce l'ho povero... sul mitico. Non so se io ce l'ho raccomandato. Io ce l'ho tutto sul raro. Perché c'è il leggendario mitico, no? Io metto raro e sti cazzo. Ah, maledetto è il più scarso, praticamente. Sì, yes. Io ho soltanto qualità e qualità effetti par... Ah, no, no, ce n'ho parecchi, le maledetto. Buffer mio. Allora, aspetta, è vele. Azione. A destra. Mettiamo raccomandato, sti cazzo. No. Ok. Giriamo le vele e via. Poi, raccomandato te. E ci siamo. Allora, io devo finire di leggere questo libricino. Vediamo un po'. Vai, vai. Noi abbiamo trovato le coordinate. Allora, ma avete già letto tutto, ragazzi? Assurdo. Proprio tra riso e crocchetto. No. Via. Ma qui hanno aggiornato qualcosa. Che è successo? Cioè, gli schizzi così non li avevo visti ancora. Possibile? Non so. Ma se dentro hai la nave giocato con qualche impostazione tipo Mickey? No, gli schizzi che stai vedendo anche te, Duff. Dai, te li vedevi un'altra volta? Dai. Boh, penso di sì. No, dai, l'effetto Mandela. Boh, che cazzo è? Oh, come fa? Non me lo ricordavo. Vabbè. Qua occhi aperti perché... Cioè, in realtà più avanti. Ok, vediamo un po'. Adesso ci voglio fare caso anch'io, Mini. Non lo so, amica. Forse c'hai ragione. Hanno aggiornato sì? Qualcosa. Forse hai ragione, Miki. Prima non c'erano sti schizzi Ma sai secondo me cos'è? È il fatto che adesso lo vogliono portare in PlayStation questo gioco. Quindi vedrai che avranno fatto qualche aggiornamento matto per però dicono far fare la pappetta, cioè, ragazzi. Per il momento no, ma più o meno ad aprile dicono qualcosa. Ma dove dobbiamo? Non stiamo andando dalla parte opposta o sbaglio, ragazzi? Ma come la parte opposta? Sì, eh. Dove dobbiamo andare? Io vedo vedo tanti cerchi sulla mappa in realtà. Allora ce ne dovrebbero essere due in più importanti, più uno in mezzo al mare. Ne vedo un sacco. Allora vediamo un attimo studiario. Uno è Croxollo. Ma come? Questo possiamo togliere? Pure questo possiamo togliere? Ma come? E vedi quanti cerchi sono? Ok, dobbiamo... Lasciamo questo qua al centro, ma dobbiamo andare da tutt'altra parte. Ma non è nord. Stavo della mappa. Ma qua c'è stato un misunderstanding di Dio. Eccomi. Ma dove stiamo andando? Ma siamo sicuri che è dalla parte giusta? Ma aspetta, Eckhart, tu mi hai detto nord? Eravamo sotto, no? Io non le riconosco queste isole, ragazzi. Siamo andati un po' troppo a nord. Ma tanto a nord. Quello infatti vorrei evitare. Perché mi sa che dobbiamo da sud. Oh, mamma. Andiamo sì, sud. Vabbè, speriamo. Andiamo a sud. Ah, beh, sì, allora eravamo. Tirare la nave! No, ma c'è un problema enorme. Cazzo, ma dobbiamo andare nella tempesta? Ma non solo, c'è proprio gli squali lì. Come gli squali? Ma vede la mappa, cioè. Ma io non ho ancora ben capito dove è. Mettici un cerchietto, Duff, se la vedi. Perché non ho capito dov'è questo posto. Noi dovremmo andare proprio in mezzo alle due isole cerchiate. Ok, c'è un problema più grosso. Cosa? Ah, ok. Palle in spalla, perché qua c'è uno che sta arrivando proprio dove stiamo andando noi. Ma come? La barcona. Che è sto ditino? Via. E poi c'è un altro a destra, che sta a Galleon's Grave. Ah, ma sei tu che metti tutti questi cerchietti, guarda. No, io ne ho messi tre, non so perché ce ne ho messi tanti. Perché comunque non abbiamo molto tempo. Ah, dobbiamo andare qui, evento vedi? Penso lo salteremo, quello della nave. Però se mi dici che danno tanti tesori, casomai in un'altra puntata d'obbligo a andarci. Noi non ci frega dei tesori, a noi interessa della gloria, ragazzi. Esatto. Ah, cioè, più che altro dovremmo, mi sa... Li incontriamo per forza. Li possiamo ignorare, però perderemo il vantaggio. Oddio! Se poi ci dovessero attaccare. Che fatto, Michi? Che è successo? Noi stiamo pronti. Oddio! No! Aspetta. Uomo in mare. Cos'è questo simboletto? Uomo in mare! Perché mi sa che forse questo qua... Questi qua vanno a vende. Perché io sta roba... Questa qua non l'ho mai fatta all'inizio.
Ilarietta. Vediamo un po', va. Ma cazzo, ma pure un'altra nave sta arrivando. È quella che dicevo. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Ma dove lo vedi? Ah, eccolo là. Sì, ma... ma non è arrivato. Ok. Io per non saperne leggere né scrivere carico le palle di cannone. Sì, sì, bravo, bravo, ti do una mano, va. Gli squali stanno arrivando. Carichiamo queste palle. Ma anche le palle, qua. Le palle ce le abbiamo belle cariche. Se è rosso vuol dire che non è luttato. Ci avete presente, dottor Bavaro? Sì. C'è una brutta notizia, non so se la sapete già. È morto? No, no. Speriamo di no. No, no, vabbè, comunque. È andato da Cruciani, no? Alla sì, ho recuperato... Vabbè, oltre all'uscita proprio in Fausta di Cruciani, ma tanto lo fa sempre, quindi non c'è problema, che è tutto normale. Ti sento basso, guarda, ti alzo un po', mi puoi ripetere? Allora, dicevo, dottor Bavaro è presente? Sì. Ok, è andato da Cruciani alla Zanzara. Oh, l'ho sentito, sì. Sì, hai anche sentito cosa ha detto? Non riguardo... tutto, ho sentito soltanto uno schiaccettino che diceva che gli faceva schifo usare i bagni pubblici. Vabbè, quello penso sia il minimo. Sì. Ecco, ha affermato, anzi, ha già fatto, ha aperto OnlyFans. Ah, ma lui, ma il suo OnlyFans, ma non è vero. Il suo, sì. Ok. Via. E da quello che dice fa proprio cose zozze. Ma non ci si crede. E io non ce la faccio più. È hype, boh, non lo so. E apriamolo anche noi, ragazzi. È panza quella. Facciamo le foto dei piedi. Le foto dei nostri no, piedi. No, bah. No, terribile. Poi l'ho detto a Ilaria, facciamo un OnlyFans e mettiamoci le foto dei piedi. Vedrai quanti soldi facciamo. No! Allora, i piedi. È immorale. Amico, come sta? Amore mio. Vabbè, comunque, niente. Cioè, avevo un'idea completamente differente dalla realtà. Proprio, povero dottor Bavaro. Sembrava un ragazzino così, e invece... Questa gioventù. Ah, merda, nel cervello. Vabbè, ho capito. Più che altro... Sì? Mi sa che grazie alla nebbia stiamo evitando di specifici incontri. Sì. Tutta a sinistra. Addio. Penso andiamo che ci sarà solo questo, Trapper. Cosa, grattata? No. Nave no, davanti a noi. No, mi sa che c'è qualche demone. Nave dietro a noi. Dietro? Ma come dietro? Mi piace dietro. Cioè nel senso... No, proprio sbagliato tutto. Beh, non... Ah, vai, è una sloop in caso io sparavo. Pensavo più vicino. Però il fatto è quella davanti no, a noi. No, sta dalla parte opposta. Qual è quella davanti a noi? Ha fatto la stessa fine di Max Felicitas. Vabbè, Max Felicitas però voleva sfondare... Almeno... voleva proprio sfondare tutto. Cazzo! Oh cazzo, cosa? Guardate davanti. Davanti c'è una nave grossa. Filippo? Attualmente per PC Xbox, Wallpix. Ce n'è due di nave davanti. Ma come? Dobbiamo girare leggermente, no? A sinistra qua. Esatto. Est, allora aspetta, una nave bot. Ok, sì. Sì, dobbiamo andare a est, che là ci dovrebbe essere. Ma c'è la nebbia, Cristo, proprio tutto dove est? Dobbiamo andare. Tutto est, buono, giriamo. Buono. A sinistra. Lì. No, ma più che altro è lì che dobbiamo cercare l'isola. E se c'è la nebbia, che al massimo ci saliamo sopra quest'isola. Tutto est? Oppure? Oh, stiamo sì, belli presi. Aspetta, sì. Dico. Dimmi quando ci so, Card. Così, dai, lasciamo così. Ok. Niente, sono pure uscite le navi fantasma. Pure, ottimo. Lì c'è stampato. Se qualcuno. Ma cos'è che stiamo cercando, un'isola? Ti hanno raggiunti nelle acque basse di un'isola inesplorata. Oh, sì. Proprio tra le isole, che non sono segnato. Una vecchia cazzola. Ma quella nebbia lì che cazzo è? Lo smog di Milano. No. È arrivato fin qui. Sì, non sapevano dove metterlo. Hanno detto, vabbè, raga. Questo posto qua. Stanno arrivando in Maranza. E quelli laggiù. Allora. Ora, con gli occhietti aperti, dobbiamo trovare un'isola che non è assegnata nella mappa e... Io andrei non al centro, ma magari su un'isola. Ma io davanti a noi vedo un'isola. Sì, e allora, in teoria non c'è un cazzo io nella direi, mappa. Direi finché... Cioè, troviamo le isolette proprio piccolissime.
È questa qua davanti a noi. Se proprio qualcuno può controllare tipo la mappa, io un attimo salgo sopra. Sì, no, ma questa qua a sinistra nostra. Esatto. L'isola. Allora siamo praticamente davanti al cerchio, siamo, che avevate messo. Allora, a sinistra ci sono delle proprio isole. No, c'è un'isoletta. Direi, sì, sì, mettiamoci lì perché penso che saremo più o meno nel mezzo. O al massimo però dovremmo trovare una dobbiamo vedere un relitto, nave. Ragazzi, se trovate un relitto nel mare, quella è la nostra meta. Nostro. Comunque noi ci siamo, io fermerei l'ancora, non lo so. Cioè, tra pochissimo siamo arrivati. Se giri leggermente più a sinistra, Duff, proprio a destra devi andare. Aspetta, chi è che sta guidando? Non lo so, io sono la mamma. Io sono l'albero maestro. A destra o sinistra? Sinistra? Sinistra, sinistra. Ma rallentiamo un po' la velocità, va. Allora, ecco, aspetta, davanti a noi ci sono dei gabbiani, eh? Forse, bisogna andare lì. Proviamo un po'. Proviamo un po', al massimo torniamo indietro. Però qua non vedo. Non vedo un rito. Proprio slow. Potrebbe essere, eh? Vale, vale, bro. A sinistra vale. C'è un qualcosa. Se qualcuno si vuole sparare col cannone, è il momento giusto. Ah, l'isolettina, aspetta, gira. Aspetta, io faccio un tuffetto. Io direi. Andiamo dritti. Ah, allora è dritto. Oddio. Perché più che altro ci sono dei gabbiani, quindi non so se. Allora, perché se sono tipo i barili ed è un grande scam. Se è la nave affondata, bomba. È la nave affondata. Sì, sì, è la nave affondata, ce l'ho davanti. Ok, giriamo, giriamo. È la Bloody Death. Vabbè, è lei. Mi seguo, ragazzi. Io sono buttato su quell'isoletta, ma non era lei. Vabbè, vabbè. La butta l'ancora? La butto io. Quando vuoi, dammi il segnale. Ma sono sopra la Eckard. Vai. Cosa? Cazzo. Cazzo. Che è accaduto? In che senso Giga Chad? Buonasera Voltron. Buonasera. Come va? Giga. E anche Giga, 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 Giga Chad. Giga Chad. Ah, ma oh. Siete giusto il pennone qua. Venga. Dai, ci stanno, ci stanno. Sto tirando sulle vele, eh. Ah, ma direi possiamo anche lasciarle perché tanto ci abbiamo l'ancora. Ah. Vabbè, allora. Allora, qua un attimo saccheggiamo il più possibile. Vediamo un po' cosa c'è. Allora, messaggio in bottiglia. Qui non c'è sta un cazzo. Questo dobbiamo trovare un diario. Ho raccolto una bottiglia. Okay. Cos'è sto scrigno? Ah, raga, c'è uno scrigno mai visto. Forziere del re. Bravo. È proprio il forziere che cerchiamo, mi sa, sai? Non lo so. Noi dobbiamo in realtà cercare un diario per poi prendere uno scrigno. Il relitto della Bloody Death. No, io lo lascio qua. Ma tu riuscite a respirare sott'acqua, scusate. Grazie mille per la compagnia. No, no, cioè, non riesco. Per essere passato. Ci si becca. Io mi sa che crepo? Però la frutta aiuta. La frutta ci fa sopravvivere sott'acqua. Viva la frutta. Ah. Duff, un po' prova anche se sali sulla nave, prova a darpionare questo. Questo che cazzo è? Questo non l'ho visto prima. Te lo lascio qui, guarda. Oh, ragazzi, ci sono gli squali, sì. Ci sono gli squali, oh, sono morti praticamente. Perché mi sa che li ho tirati io che mi sono fatto male. Oh, mamma mia. Ma anch'io sto affogando. Aia. Oh, mamma mia. Aia. Dov'è la nave? Aspetta, salgo su e vi arpiono. Non mollate. Volevo proprio respirare. Arrivo, pensavo, amici. C'è uno squalo qua sotto, eh. Porca. No, affanculo. Piarpiono. Ah, okay, troia. Ci sono. Aiuto. Missato. Preso. Preso. Grande. Preso. No. Affanculo. È il mio che se l'è data. No. Ma perché non posso usare? Non ci credo. Madonna de. Ma dov'è il barile del cibo qua dentro questa nave? Senti, parlando di cibo, mi ha fatto venire in fame e ho cenato poco fa. No, ma come? Io di un gusto di popcorn. È scomparso il cibo, non c'è cibo. Allora, aspetta, leggiamo un attimo. Dobbiamo trovare il coso, sì, Simone, ci ributto. Il diario di bordo. Il diario di bordo, bravo. Ma chi è che sta tirando sulle vele? Ma non abbiamo cibo, ragazzi. Le vele, l'ancora. O sbaglio? Sbaglio? È possibile che sia di qua. Ok, io mi ributto un attimo in mare. Mi ci ributto anch'io, ma vorrei un po' di cibo, sinceramente, ma non. Ma mi sa che non c'è più niente lassù. Dovrebbe essere vicino ai fornelli. Ah.
Duff, c'è uno squalo che ti sta inseguendo. Vieni, vieni. Chi è? È morto. È morto, è morto, è morto, è morto. Vai, prendiamo la carne. Perché sì, c'ho metà allora, vita, eh. Qua... Eccomi. Vabbè, comunque. Qua niente. Quindi di sotto non c'era nulla, sicuri? Ma un altro. Più che altro siamo sicuri che è questa la nave. Però. Allora sì, guardate la mappa, ma penso sia proprio lei il relitto. È perché non vorrei che si genera proprio un relitto solo per noi. Ma come? Ma dove? Me vogliono mangiare. Chi te vogliono mangiare? Gli squali. Ma come? Ma ce n'è ancora? Ogni tanto ne passa qualcuno. Uno è morto. Allora, qua non c'è un cazzo, praticamente. E fatti mangiare, ma ho capito, ma qua è una guerra alla sopravvivenza. Ippe, grazie mille per il follow. Ma che è sta merda? No, il megalodonte l'abbiamo affrontato, l'ho affrontato. Ma ci abbiamo sta lettera? Sì, sta lettera, sta missione è totalmente inutile. No, la missione possiamo anche non farla, quella lì. Però il libro è finito. Ma... quello che potevamo sapere abbiamo... arriva l'11ª pagina. Dice che il diario di bordo è affondato insieme alla nave senza Il problema è che cazzo sta il diario di bordo? Che non credo che sia questa la nave. No, da cosa? Davvero? Secondo me è da un'altra parte il relitto. Secondo io ti direi proviamo una di queste isole. Che c'ho gli squali alle costole. Io gli squali. Vamos. No, Simo, cosa sta a fare? Immersione. Vai, vai, vi raggiungo, ragazzi. Io continuo a guardare un altro po' qua dentro. Fatemi un po' vedere la mappa, perché secondo me... ok, ipoteticamente siamo nel punto. Però ci sono delle isole non segnate. Io direi di andare a vedere lì. Sì. Madonna. Se riusciamo a vedere anche un altro relitto... oh, se c'è stato là così tanto e questo non è proprio... aspetta, ma cos'è che c'era scritto? Prima, quando siamo usciti giù. C'ha nome sto coso? Nave. Sì. Non so se il gioco ci ha specificato il nome della nave. No, non so se lo specifica effettivamente. La mia amata Magpie's Wing è andata persa e con lei il sogno delle Shores of Gold. Ma non si chiamava così sta nave? No, no, cioè non mi è parso cioè questo nome. L'altra volta con tutti i tesori che abbiamo perso, i soldi fatti, ho davvero creduto che potessimo trovare noi One Piece. Ma a me ci è capitato certi screenshot io l'aria. Con tipo la sloop. Ragazzi, arpionatemi, cazzo. Cioè, squali alle calcagna, arpionate. Arriva. Prova a sistemare la nave. È la fine. Che cazzo sei, Simo? Sono alla tua sinistra, eccolo. Ditemi che ci riuscite. Per poco. Dai, ok. GG. Grandi ragazzi. Comunque non è vita, secondo me. Non c'è un cazzo lì, veramente. Ma vedere se c'è scritto altro su. Ah, ma vedi? Ci ha sbloccato un'altra piccola mappa, ragazzi. Che cos'è? Ultimo, ma è inutile. No, quella è un'altra missione. Oh. Ma come è fatto a cadere di nuovo? Tutti in acqua. Oh mio Dio, ci sono riuscito. Secondo me c'è tipo un relitto tra quelle isole, robe così. Oh, ma pensa... cosa? Ah no, c'è un'altra mappa. La ricerca del sapore nascosto, del sapere nascosto nel pesco e nelle ossa. No, allora se tipo una letterina così possiamo non farla. È una roba tipo una missione che abbiamo preso dal relitto di quella nave. Ok. Ok. Tirate l'ancora. Porca troia. Hai trovato qualcosa? Ci penso io. No, Affiutato. Cosa? No, è che voglio un attimo esplorare queste isole bene. Ok. Ma ci abbiamo una scialuppetta? No. Magari ci dividiamo. Se ci avevamo ci dividevamo, era più facile forse. Allora, c'è un barile esplosivo se vi fa piacere. Dove? Qua nell'isola. Lo vedo. Arrivo. Ma
Tu vedi che potrebbe, se salgo sull'albero maestro non trovo niente. Regà, regà, c'è un relitto. Dove? No, va da me. Arrivo. È quello? Non lo so. Tanto un diario di bordo lo metterei in una cabina del capitano. Vediamo un po'. Comunque, che cosa veramente trollina aver incontrato un'altra barca affondata. No, ma questa è una nave enorme. Molto bello, vaga. A me sta simpaticissimo. Oh, la Magpie! Oh, niente spoiler di One Piece, ragazzi, mi raccomando. No, no, ma vi distruggo. Oh, grande, Daffa. Ok, era qua. Provato, checkpoint, ce l'ha dato. Squalo. Quindi, nuove pagine. Trovato? Ok, diario della nave. L'hai trovato, Daff? Sì. Sì. Allora, adesso un attimo ci dobbiamo guardare gli orari qua. Seguiamo bene. Io devo iniziare. Ah, tutto quanto. Occhio Daff. Cosa? Madonna. Oh, mamma mia. Oh, no. C'ho la bomba in mano. C'è un casino. Mamma mia. Avevo lo squalo dietro e la bomba in mano. Cazzo, ma okay. Tutte queste squali così vicino arriva? È stagione. Pullula di pesci con i denti affilati. Allora, la Magpie Wing. Gettiamo l'ancora nella parte sud di Discovery Ridge. Il capitano arrivato arriva. Buonanotte, Deux. La Burning Blade alle 6.47. Scappiamo verso sud-est. Stanno virando per inseguirci. No, mi sa che qua, regà, c'è la fana roba. Dobbiamo andare a Discovery Ridge. Cazzo. Non c'è verso arrivare alla nave. Chi c'è sulla nave? Vieni qua, Kitamurt. Ho finito le mune. Ok. Ritorniamo alla nave prima che ne arrivi qualcun altro. Allora, intanto mi metto a cucinare. Ciao Scarano, come va? Ah, ok, qua non ci abbiamo non gira la pagina. Spoiler per Simo, il One Piece è l'amicizia. Non va, oh, madonna, adesso stavo per... Oddio, mi è stato desunti, che è stato? Sta uscendo la nuova stagione di One Piece. Figliacchi, non lo voglio sapere. Allora, penso che su Netflix sì, però il manga o l'anime comunque sono molto più amici. Ah, ok. Ragazzi, sto per mutare qualsiasi cosa, ve lo giuro. Comunque, cosa dobbiamo fare qui? Allora, io adesso credo che con le nuove pagine noi dobbiamo seguire la strada che hanno fatto loro. Esatto, quindi dobbiamo partire da sud di Discovery Ridge. Quindi, niente, armiamoci. Intanto sto cucinando un bel filetto di squalo. Dobbiamo capire qual è Discovery Ridge. Prossima settimana nada, anche se era nei piani. Ci sarà però Mario Kart con i pronostici. Quella dopo ancora spero di riuscirla a fare. Anzi, fra due settimane vorrei provare a fare quel format con il mitico Frank. Eccolo qua, trovata Discovery Ridge, via. Tutto ad ovest, sì. Ovest, leggermente sud-ovest. Spero non sia troppo lontano. Sì, abbastanza lontana. È praticamente al bordo della mappa. Ragazzi, una mano a tirare sull'ancora? Subito. No, arrangiati. Una mano. Yahoo! Una mano. Chi è sta roba? È un attimo. Io, morto. Che è successo? No, vabbè, io morto proprio. Ok. Quindi ovest. Vado io? Vai. Allora aspetta, gira fra poco. La vedo, infatti sto girando. Non sai per niente su... di base, se ho preso un telefono ricondizionato da Amazon, se Cristo Dio dovrebbe reggere l'acqua, se non la regge come dovrebbe, appunto perché è entrata l'acqua sotto... nella camera interna, io penso che... posso restituirlo. In teoria sì. Se c'è la garanzia, penso... Sì, no, fino al 24 del prossimo mese... Anche, no, sì. Allora, quello è il reso se non lo volessi più. La garanzia, ora sull'usato non lo so, ma di norma è 2 anni. Ok. Anche se quindi... ti danno reso non disponibile, te chiama l'assistenza. No, reso non lo dà disponibile. Siamo dritti? Sì, ma se tu dovessi finire controllo. Il periodo di reso, chiami l'assistenza e quasi dici, dritti. Guarda, io direi però di mantenere questa direzione perché andiamo a favore di vento.
Perfetto, questo, allora metto... Cosa mi conviene fare? Se gli chiedo il reso mi ridanno i soldi? Posto. No. Oppure ti danno un sostitutivo. Ma io preferisco i soldi. Io ti dirò, Drake, che con i condizionati, ricondizionati è un po' complicata la cosa, perché il mio amico lo prese, non gli funzionava per non so quale motivo e non glielo rimborsarono, poi non lo so. No, vabbè, io ci ho sempre avuto, cioè sono riuscito sempre a farlo cambiare almeno. Ricondizionato, dici? Allora sì, 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 sì. Ma prendetemi però, dico, S23 Ultra, dai. Dato che è passato un anno, dico, non so se sta cosa vale. Allora, cioè, da me... un anno è passato? Ma il tasto del reso c'è ancora. Posso farlo fino al 24 del prossimo mese. Allora tu prova. E magari hai comprato un ricondizionato che ancora era in garanzia, che ne sai. Boh, mo vedemo, capito. Adesso io comunque lo faccio. È arrivata sta nebbia? Ora. Non adesso proprio. Appena arrivata. Tenetevi forte. Perché non so se ci spareranno. Vediamo se sono accoglienti. Sono amiche. Ma avete visto che cosa ci abbiamo davanti? Cosa? Credo che loro non siano disposti a fare amicizia. Oh, no, c'è proprio la legione. Abbiamo uomo in mare. Orribile, dobbiamo, questa cosa. Dobbiamo girare. Destra, sinistra. Una volta sì, cioè, è cambiato qualcosa. Pare. A sinistra sto andando. L'importante è non andare al centro. Buonanotte. Oh, io gli dico che l'articolo è difettoso, non funziona. Godo. E dico, spiego il problema e via. Speriamo. Va bene così? Bene. Sì, 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 molto bene. Cazzo. Che non vedo? Una volta abbiamo provato a fare le navi fantasma, ma avevamo finito le palle di cannone. Le palle di cannone. Oddio, si sono sparate. Ragazzi, ci stanno venendo addosso, preparati a combattere. Occhio, occhio. Non ci prende? Non ci hanno preso, non ci hanno a causa preso. Del picco di traffico durante le festività natalizie, il tuo ordine recente potrebbe subire ritardi. Natale è passato da 2 mesi. Ma che cazzo. Ok, possiamo ritornare nella direzione originale. Perfetto. Ok, vai da feo giro, tu dimmi, oppure non so. Vai ovest, vai ovest. Vai Mickey. Ovest. Madonna, ovest, ancora. Ancora ovest? Tutta ad ovest. Però, ragazzi. Ma tutta ad ovest, Miguel? No, sta girando dalla parte opposta, scusa. Aspetta, sistemiamole quando siamo proprio ad ovest. Esatto. Perché così almeno andiamo lenti, perché fra poco stiamo proprio... possiamo fare un rettilineo per arrivare all'isola. Che cazzo sta succedendo? Cosa? No, sono apparse le navi. Ma come? Davanti a noi? Accanto. Ah, non ci dovrebbero però dare problemi. Ma la tua è tutta ad ovest, questi qua. Va tranquillo. O al massimo dammo una sistemata. Si sono aperti i portali per farli uscire praticamente. Chi è che ha sparato? Il segnale. Ho sparato io. Questo era un colpo di avvertimento per loro. Ma cazzo, quanto continua ad andare la palla di cannone, assurdo. Oh. Bella potente. Bella potente. Vediamo se li prendo. Oh, ma voi potete conoscete tipo uno spray, una roba del genere per pulire gli schermi? Sì. A me me l'ha riportato la mia mamma dalla scuola che fa la bidella. Ha riportato questo spray clamoroso, che è tipo un igienizzante che usavano ai tempi del Covid, ma fatto apposta per lo schermo. Oh, attenzione, arrivano. Cosa? Questo ci prende. Non ci prende. Salam aleikum. Non ci ha preso. Madonna, che liscio, incredibile. Mamma mia. Ma cosa vogliono da noi? I soldi. Vabbè, tanto. Pirati morti. Mettete le vele a favore di vento, almeno prendiamo velocità. Si messa. A favore di vento. Vediamo un po' come siamo messi. Ne arriva un altro. Se riusciamo, dopo superata l'isola che abbiamo davanti noi. Questo ci prende. Questo ci ha preso. Oh mamma mia. Vabbè. Oh cazzo. No, ragazzi, io dico che c'era un potenziale incendio, dico solo questo. Ush papà. Ah, ma è cambiata la grafica, anche delle fratture. Guarda qua, ma è orribile questa cosa. Era più bella prima. Stiamo andando bene? Beh. Aspetta, ci giriamo. Gira un altro po'. Sì, no, dobbiamo andare, stiamo andando male, ragazzi, dobbiamo andare a nord-ovest. Ok. Delizioso. Intanto sposto un attimo all'interno i tesori. Allora giro.
Nord-ovest. No, troppo. Ok, sì, bravo, bravo, va bene, va bene, va bene. Sta andando bene ancora un altro po'. Nord-ovest. Ora ti dico quando siamo dritti, amici. Aspetta. Ok, vai così. Lascia così. Lascia così perché sennò poi ci scantiamo contro un'isola. Sì, dovresti girare leggermente più a ovest. Madonna che... Più verso sud, diciamo, perché ci sta un'isola davanti a noi. Vai, così va bene, penso. Guardate sto teschio. Attimo, vediamo. No, forse non va bene. Mi guidate da fuori dalla... dal ponte? Non va bene, vuoi dire? Fuori dal ponte. Per vedere l'isola. No, vai più a nord. Vai più a nord? Ok, lascia così che non la dovresti prendere. Poi superata l'isola, rigira e vai tutto a ovest completamente. Ok. Sì, sì, perfetto, così, sì, sì, sì. Le vele non... non so come metterle qua, perché se non ce la facciamo andare a favore, man. Gira a ovest, Sì, sì, gira tutta ad ovest. Scusate, sto guardando una roba. Ok, vai dritto così. Dritto così è perfetta. Aspetta, mi posiziono. Oh, ma guarda dove stava il cibo, cazzo. Oh, qua ci sono dei forzieri. Dei pauli per terra. Buonasera, Iro. Come va? Va tranquillo, non ti devi preoccupare. Oh, sta girando da sola sta nave, cazzo. No, stiamo andando male, stiamo andando male, stiamo andando male. Guattata? Ci stiamo schiantando. Guattata. No, aspetta, la evitiamo. Questa si evita, non sono io a guidare. No. Esagerato. Io le becco tutte, Ok, Miki, stai andando. Guarda, la vedi quell'isola che ci abbiamo sulla... Ecco, quella l'isola davanti a noi. È lei. Quella, quella piccola o quella grossa? Quella grande a leggermente destra, via. Occhio che non ci dobbiamo, mi sa, fermare lì, ma bensì bisogna seguire la rotta che ha fatto la Magpie. Esatto, una volta arrivati lì dobbiamo capire dove andare, vediamo un po'. Madonna che sofferenza. Ho bevuto non so quanti bicchiere di grog. Ma no, te, io ho visto te cosa c'hai lì. Fatti sotto. T'ho visto, sa? Hangard. Hangard. Assecchiate. Allora no, vai, Miki, adesso, senza che guarda arriviamo lì. Ma è sporcato la nave. Devi girare tutto a sud, tutto a sud. Allora, tutto a sud, quindi di qua. Ma va, tutto sud-est, esatto. Old Salt Atoll. Allora, se vogliamo già partire con quello che vogliono fare, loro sono partiti dalla parte sud di Discovery Ridge. Esatto, vieni a vedere la mappa, Raffa. Dobbiamo andare verso Old Salt Atoll. Dammi conferma. Poi loro sono andati però a sud-est. Esatto, la Burning Blade, scappiamo verso sud-est, stanno arrivando per inseguirci. Sì. Passate le piccole isole superficiali a tribordo, ci dirigiamo a est. Quindi da nord est. Che significa ci dirigiamo ad est da nord est? Ci dirigiamo a sinistra da nord est. Quindi ti vabbè, io direi da qua, da nord est delle isole. Simo, ti saluta Netandi. Bella, siamo Neto, un'isola bacione, fortificata, ora diretti a nord est. Ok, quindi io direi adesso Miki gira tutto ad est, tutto ad est. Sì. Comunque, e dobbiamo trovare un'isola fortificata. È a diritto. Cioè, cosa? Abbiamo tutto a diritto, mi sa. L'isola fortificata. No. Ma vuol dire? Ah, è vero, sì. E allora non era quella, vedrai. E allora mi sa che è quella. Isola fortificata, vuol dire?
Vediamo un po'. Quella non, non ci possiamo sbagliare. Gira un po' le belle, Simo, per favore. Passiamo su un'isola fuori. Aspetta che sto cercando di capire un attimo quello che dobbiamo fare, effettivamente. Però è strano, cioè, cosa ci può fare? Il giro un'inversione a U. Sulle acque a sud-ovest di un gruppo di isole. Un gruppo di isole, però potrebbe essere Shark Bait Cove. Sì, questo è quella con il fortino sopra di isola. Guardate... Io andrei, esatto, io andrei su questa fortificata per il momento. Però più o meno ci dovrebbe essere un forziere gettato nelle acque. No! Cosa? No, ci sparano dall'isola. Che è successo? No. Occhio, Li blocco io, li blocco io. Come li blocco? Beh, non ci ha preso, non ci ha preso. Ho il corpo. Ma? Ok, allora ragazzi, andiamo dritti, usciamo dalla mappa. C'è Jacobis. Mo ci spara. Si chiama Sibrius. Allora adesso devi andare a nord-est. Nord-est di quest'isola. Occhio, occhio. Vediamo un po'. Cazzo, questa c'è pia. No, non è quanto che long. Vai tutto a nord-est, Michi, tutto a nord-est. Fai il giro intorno a lì. Fai il bravo, bravissimo. Fai il giro intorno all'isola. Buono, buono. Vediamo un po' cosa fa sta fortezza. Ah, ma cavolo, mi spara. Aia. Sta la... Oh cazzo. Questo quanto è alto? Mi spara un po' quasi a nord-est. Siamo a nord-est adesso. Ok, allora vai leggermente più a est. Leggermente più a est. Oh, ma quanto sta a sparare? Ancora più ad est da tutto a est, invece adesso sto girando. Ormai tutto a est, tutto quanto a est, anche leggermente a sud dobbiamo andare. Laggiù c'è un'isola abbastanza, esatto, devi andare su quell'isola, devi andare praticamente a sud est di quell'isola. Qua dice. Ok. A sud ovest, scusa, a sud ovest, quindi in basso. E poi però loro si sono diretti a est. No, no, non ci frega, cioè ci frega del forziere in realtà, sì. No? Sì, ci frega del forziere. Oh mio Dio. Mi vado un attimo a mettere sull'albero maestro, Ok, allora vai proprio attaccato a quell'isola, arcoriamo lì. Vai verso l'isola, Miki, quella a sinistra. Sì. Cazzo, ma qua c'è il bombolo. Prova a mettere un po' a favore, vediamo un po'. Beh, una vela l'ho messa, serve quell'altra, però. Che è difficile da gestire questo qui. Bella, crivetto. Leone, serve l'aiuto di tutti. Guarda un po'. È arrivata... si stanno sparando laggiù. Vai, ancoriamo. No, aspetta, avviciniamoci un altro po'. L'ho lanciata. Tenetela ancora. Scusate. L'ho lanciata, pensavo che eravamo troppo vicini, ragazzi. E non mi sono reso conto. Ma vabbè, voi pensate dai. Che proprio è rimasto qua dentro, cioè in quest'isola? Il forziere in teoria. Allora, forziere gettato nelle acque a sud-ovest di un gruppo di isole. Ok, quindi in teoria sì. Non siamo a sud-ovest, vediamo. Siamo proprio a sud-ovest di questo gruppo di isole. Anzi, mi fa piacere che comunque le mancavano. Cosa vogliamo fare? Lasciamo la nave così? Trovato? Qua c'è qualcosa, ragazzi. Non so se non è... È tipo una... Vi ricordate quella volta che abbiamo fatto quella missione sott'acqua con le sirene che dovevamo colpire? Ah, c'è le gemme. Esatto, e c'è anche uno squalo qua. Madonna. Avviciniamo la nave alla riva, va. Ma come mai ci sono tutti questi cazzo di squali? Ho finito le munizioni. Un porco! Vieni qua! Yahoo. Vieni qua! Olè! Quindi cos'è che è successo? Sì. È stato lasciato il tesoro qua intorno? Però hanno detto calma gli sviluppatori, quindi non si sa se è vero o no. Però per il momento dovrebbe uscire tipo giochi un po' più piccoli. Tipo... quel survival dove tipo sei tipo rimpicciolito, sei nel giardino. E robe così. Allora, un gruppo di in un sud-ovest.
Toccherebbe trovare una scialuppa, ragazzi. Su quest'isola c'era andato con Ilaria, mi ricordo che c'era una scialuppa. Aspetta, che forse ho trovato un tesoro. Un tesoro del cazzo, mi sa. No, l'ho guattata, l'ho guattata, l'ho guattata. Ale. Fatta guattata. Falla nella nave. Aiuto! Aiuto! Da portatemi via da qui! Che c'è, Duff? Ci stanno i fantasmi che hanno infestato lo scrigno! È qui! Ma non ci sono! Aiuto! No, mi sta inseguendo! Sono fottuto! Ah! No, 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 la prego! Tenga i suoi dobloni! Arrivo, ma col fucile! Dalla mano. Ecco, non la trovo la scialuppa. Va tranquillo, Crivetto. Grazie però per essere passato. Buonanotte e buona giornata per domani. Ma portato sulla nave questo, Duff? Ma, sì, sì, spicci in più. Aspetta, se no lo arpionavamo. Vabbè, ormai. Pensavo di aver fatto la giocata, di aver trovato il tesoro. Ma cazzo hai messo il baule? Io li ho messi tutti nella cabina del capitano, perché vorrei evitare che ci sia il luccichio. Bella carbonara. Oh, madonna, quanti ce n'è. Sai che spara? Ammazzo. Via qua. Morto uno. Non muoiono quei proiettili. Bella pirozza. Come va? Morto due. No, non voglio il diario di Merrick. Ci hanno, ma hanno ucciso di nuovo. Ma va, tutto tranquillo. Madonna, Raft, si è portato dietro mezza nave, mezza isola. Ma come? Con tutti quegli scheletri. Ma stanno arrivando alla nave? Era pieno, là arriva. Ma che cazzo, arrivo! Morto 3. Ma a parte che il ritorno della ciurma, c'è solo te. Morto 4. Perché io boss, morto seconda volta. Non credo ci sia più fiore, non credo, quindi che ciurma è? 5. Cioè, il ritorno della ciurma, letteralmente non ci sarà più un ritorno perché non c'è più. Che cazzo c'è laggiù in acqua? C'è una cassa di legname. Ve la lascio qua. Sì, siamo sicuri che questo è il gruppo di isole giusto, comunque? Però, cioè, il gruppo è questo. Se no, aspetta, che secondo me... Coperta aggiunta al diario, mi ha detto qua, Quale diario? No, non lo so. No. Falla nella nave, comunque, ragazzi. Stiamo imbarcando acqua. Non so se ci avete fatto... No, porca troia. Oh mio Dio, ragazzi, la nave sta affondando. Andate a riparare, io la svuoto. Qualcuno che mi venisse a dare una mano. Arrivo. Sono sotto. Scusate, ho aperto un'altra missione. Non importa. Vai, Mick, tu ripara, posso io... Posso dire una roba? Cioè, non so se casomai è la direzione giusta, cioè, perché... Non so se intende fortificata proprio un forte, oppure anche tipo... Perché noi siamo vicini anche a un avamposto. Ma l'avrebbe detto avamposto, grande Mickey. Avrebbe detto avamposto piuttosto che fortificata a quel punto, credo, no? O sbaglio? Sostituisco l'acqua con il vomito. Boh, non saprei. Allora, io nel dubbio ho trovato una scialuppa. Oh, portala qui, la stavo cercando anch'io, non l'ho trovata. Io sapete che cosa faccio? Tecnica segreta numero 55. Vediamo un po'. Entra nel cannone. Ciao zizio. No. Vediamo se dall'alto c'è una visione più pulita. Buonanotte. Non sembrerebbe proprio che ci sia una sega. No, penso che è andato via, forse da anni, non lo so. I fantasmi non ci sono più. Dove siete? Guarda su Discord. Zizio. Ragazzi, se volete io chiamerei l'aiuto da casa. Oppure da YouTube. Che ne dite? Boh, vediamo un attimo. Perché secondo me abbiamo seguito il percorso sbagliato. No, scusatemi, ma il disegno su una roccia può essere utile? Può essere utile. Non credo.
sparire. Ci siamo letteralmente davanti. Oh cazzo. Aia. Oh cazzo. Dai, ce l'abbiamo venerdì. Ah, il disegno su una roccia è di un'altra missione. Vedi qua, nascondi missione. Cos'è? Madonna. Oh, dai. Dai, pirozza. Guarda il Duff come... È come tanto... fa ad attaccarti la barchetta? No, no, qua devo andare proprio io nel retro. Okay. No, ma andiamo in giro per queste acque con la barchetta, senza che la attacchi, no? Cerchiamo... Ah, beh, ok. No, potrebbe tornare molto utile. Come aspettative 3.5? Se no ci vado in giro io, ragazzi. Se non volete. Vedete sotto la nostra nave comunque ci sta quella sirena? Sintomo di presagio. Allora... Vai, ditemi se vedete qualcosa. Caverna. Acqua. Schianto orbitale. C'è qualcuno sì sulla nave. Se sott'acqua vedete qualcosa, ragazzi, fatemi sapere, Michi. Cioè, sappiate che adesso un attimo che io sono qui con qualcuno. Molto lo staffato. Sei con me, sei con me? Ma perché se vedi qualcosa che brilla, che ne so. Io adesso non posso fare troppi spoiler. Brilla, brilla. Stanno lavorando briscilla alla versione nuova del server. Quindi... Ma ci stiamo allontanando, Simo? Dobbiamo andare sulle acque a sud-est. Non so se a questo punto è più lontano dell'isola. Secondo me, regà, la l'isola non è quella lì. Cioè, non siamo nell'isola giusta. Laggiù c'è dei gabbiani. A diritto, Simo. Vado dritto, dritto un po' così. A destra, un po' a destra. Ma no, prima vediamo se è quello. Sono invertito, capito? Ok. Ok, a dritto. Quindi vai dritto. La tua destra e ma la mia davvero? Sinistra. Pazzesco, sta roba. Aspetta. Allora ti dico le tue posizioni, come sei messo. Dimmi le tue, dimmi le tue. Adesso com'è? Non li vedo. Trovati? Alla mia sinistra. Cosa, tizio? La schedula alla tua su annuncio. Quindi la mia destra, perfetto. Ok, allora. Se vedete attualmente gli admin e meno attivi nel server. Ok, RP. Andiamo a sbatterci contro così. Trampi, okay, perché mi hanno fatto vedere alcune cose che arriveranno perché stanno facendo un grosso update. Adesso non posso entrare nei dettagli perché appunto mi hanno detto devo rimanere in silenzio e vabbè, di rispetto ci sta. E mi rigiro. Buonasera Arma, il gioco si chiama Sea of Thieves. Vogliamo buttarci qua per capire, vediamo un po', aspetta. Quindi appunto tutto qua, cioè se li vedete meno attivi è perché stanno lavorando come dei matti. Il blu profondo, la parte Leons, yes. E Jaxi, grazie mille per il follow, benvenuto su Twitch. E puoi rimare tu che benvenuto sul canale, come sta? Spero tutto bene. Ma va, remare. Ok, qua i bambini giochiamo io te David. E giro e più un sandbox tu ti prendi una nave con i tuoi amici e salpati in questo sì. In questo mondo pieno di isole e ci sono vari tesori da trovare, da vendere, fare missioni, nel mentre però altri giocatori possono assaltarti. Niente ragazzi, non penso che sia qui a sto punto. Forse abbiamo sbagliato qualcosa nell'interpretare i segnali della missione, le indicazioni. Che dite? Che dice la chat? Che dice la chat? Chat, forza! Fate vedere quanto siete forti. Attenzione. Questa è una sfida diretta alla chat del Duffman e del Mickey. Attenzione. No, non c'è, io non sono in live. Tu non sei in live, Mickey? No. Allora, una sfida diretta alla chat del Duff. Come mai non sei in live, Mickey? Infatti non t'ho visto prima. Perché non garba a nessuno. Ah, Sea of Time non piace a nessuno? No, de mia no. Insultali. Ma è un modo per farsi nuovi spec. Insultali tutti. Sud-est. Insultali. Ma come?
Sea of Thieves, cosa? Il miglior gioco di sempre. Che cazzo dici, coglione? Unfollowed. Allora, là, e chi sei? Cosa, che dite? Vogliamo... Scheletri? Oh mio Dio. Scheletrini, scheletretti, zumpappa. Oh, niente di scheletri, me ne manca uno. Oh! Madonna, non gira questa cosa, eh. Ma laggiù cosa c'è in acqua? All'attacco! Ho visto una palla di cannone, ho sentito una palla di cannone molto vicino qua. Regà, possiamo fare un tragitto a Snake Island? Vai, vai! Famoci un salto, eh. Aspetta che ancoriamo questa se ce la facciamo. Sì, sì. Ah, ma ecco perché mi sentivo bassi. Grazie, qua... Ma sei matto! Scusa! Ciao Lollo. E ora come... Oh, mamma mia, che cazzo di kill la lingua ho dei fatto. Fatti. Mamma mia, che link, che kill che ho fatto allo scheletro. Dai, yeah. Allora, aspetta. Nessun danno. Allora, riportato. Io non più, almeno. Non penso di essere il migliore in navigazione o di tracciare rotte. Però un attimo ho riguardato un po' il libro. E ovviamente io considero... Che cazzo è sto rumore? Oh, scorreggia? Secondo me è a Snake Island. Che è? Boh, vabbè. Andiamo. Non ho visto dove devo andare. Che sta facendo? Chi è al timone? Nessuno. Un secondo perché sto tracciando. Ok, più o meno nord-est. Qua ci sono io. Nord-est. Nord-est, nord-est. Ok, sta già girando al massimo. Come faccio a sentire i miei amici in live? Oddio, mi servirebbe il tuo OBS qua a portata di mano, così non te lo so risolvere. Dovresti capire cosa tu senti nell'audio. Ovviamente controlla se Discord è impostato con il tuo, con le tue cuffie. Ma su OBS? No, no, qua intendo proprio Discord, perché lui penso che non riesce a sentirli su Discord. Non lo so. Ah, lui non li sente su Discord? Credo, deduco. Non mi ha specificato Discord, qua aggiungo io il dettaglio. Ah, ok. Vabbè, vedo se posso risolvere. E com'è il Bob? Chiedi 600 euro come per le consulenze. Ah, madonna. No, forse è un po' troppo. Qua mi mandano a fanculo in maniera gratis. Da fanculo. Il da fanculo gratis mi danno. Il da fanculo. Laggiù c'è dei gabbiani, A morti i gabbiani. Ma come? Oh, c'è un relitto, c'è un relitto, c'è un relitto. Oltola! Oddio. Ah, vado. Uno tiri una cannonata, anche se credo che... Vado. ...la Snake Island. Vabbè, così. Allora, chiusi. Cosa devo dire? Cioè, non c'è una domanda, cosa devo dire? Cioè, soltanto Simo, per un evento non è il preparati miglior per gruppo. Qua Simo. È successo di arriva, tutto. Arriva. Battaglie dimmi incredibili. Quando? Aspetta, sto girando. Aspetta. Oddio, che boost abbiamo preso. Vado? Ciao, Spider-Man Edit. Vai. Cosa succede? Boh, vabbè. No, vabbè, non ci posso credere. Tipo un costante fight contro una nave. Che noi ritornavamo sempre. Lui ci buttava giù, ma noi ritornavamo sempre più incazzati. Ah, ragazzi. Hangman non vi stavo più seguendo. Che cosa dove siamo fermati? Sì, ma erano questi, sono fight più particolari. Comunque siamo, posso dire una cosa? Siamo sì? Ultra no. Lontani. Ok. Ultra? Secondo me è Snake Island. Sarò matto io. Non è Snake Island. Ma come? Ho trovato un forziere del re. Oh, catroia. Ma io li venderei così, passando vicino un posticello. Buono, teschio sciagurato. Perfetto, lo lascio qua.
Poi. Gemma. Va bene. Simo, ce la fai, certo, ad arpionarmi? Un attimo, c'è qualcun altro sulla nave oltre a me? Se no, se vengo ad arpionare. No, aspetta, se no ti lascio... Perché il capitanavo io. C'è da dire che... Arrivo, ti vengo ad arpionare, ecco. Ah, bella, c'è il daff. Ci penso io. Chi vi... lo squalo, porc. Due non squali. Non so se arriva l'arpione, Veloce. Mi sa che ho preso il cappello. Ti ho preso la cassa. Grande, oddio, ce l'avevo due dietro. Ho un problema anch'io. Cosa? Mamma mia. Ma così, un problema in generale. Così. Arrivo. Ecco. Francie, vieni qua, Francie. No, è troppo tardi. Ce n'erano due. Avviciniamoci. Io dicevo Paolo e tutti ridevano. Cosa? Eh? Paolo. No, stiamo girando. Aspetta, stiamo che girando. Il timone non era centrato. Sì. C'eri no molto problem. Vicino, però, sai? Ma come c'ero molto vicino? Non era Snake Island. No, Francesco. Ragazzi, facciamo rotta a nord-est. Aspetta, prendiamo questi tesori e poi. Vai. Aspetta, alziamo le vele così almeno giriamo subito. Aspetta, vai, bella. Ah, quella sopra è stata tu, ok. Ah, è io abbassato. Io solo per la gag. Aspetta, giriamo. Questi okay, giorni no. Io direi andiamola, se no se giriamo troppo ci sbattiamo. No, contro... certo. Aspetta che devo girare il timone. Addrizza. Sì? In caso tiriamo già l'ancora. Dopo devo fare un po' di cacca. Tiriamo l'ancora perché? Vai. Ammazzami. Perché tiriamo l'ancora, ragazzi? Eh? Ah, per il tesoro. No. Devo fare la cacca. No. Devo fare la cacca. Fate rigati nel cesso. Eh? Le manici! Sto terra di merda! Devo fare la cacca? Ok. Dov'è la scaletta, oh? Devi fare la pupù? Sì, devo fare la cacca. Ok. Puoi farla anche... puoi farla anche adesso. Seduto, no, ragazzi, non scendete dalla nave. Non scendete dalla nave perché sennò non potete più risalire. Mi è stato dato il permesso di farla qua. Perché? Tirate un po' l'ancora, dobbiamo avanzare. Non so come. No, non so come. Arpionateci. Ma tanto lo dobbiamo spostare. Lo so, ma intanto c'è gli squali d'affe, se no. Qualcuno gli arpioni! Dove sta? Non ci riesco, dove state? Qua. Qui. Simo. Ah, eccoli qua. Ok. Ok, prendiamo gli altri tesori e andiamo. Ah, già fatto? Posto, ciao. A posto, andiamo, nord. E cosa vuol dire Darfman? Sta è una roba bannabile. Bucanieri, fatemi vedere un attimo qua sotto. Sotto la polizia. Cassa del legname è morto vicino al bottiglio. Okay. Nord-est, giusto? Sì. Nord-est. Meno prima era così, vediamo un po'. Vai, stai andando bene, dritto così. Ok. Ma non c'è nulla in questo baule. Ok. Come non c'è niente? Vabbè, lo si vende lo stesso. Let's go. Non lo so, Dani, dovrai parlare con lui.
No, c'è una nave davanti a noi. Sarà, non credo ci sarà la sloop. Le sessioni in questi giorni, in questo periodo un attimo sono un po' casinate. Si può. Perché non sono Duffman, quelli che intendi te, Hardo. Vabbè. C'è un barile di polvere da sparo qua sotto. È la mia torta. È la tua torta. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ti prego, ma dimmi che stanno per staccare. No, è una nave piena di tesori la loro. Stimolo? Avete lo stimolo? No, no. Okay. Io sì, penso di averlo fatto già capire. Però no, andiamo per la missione, ragazzi, non posso stare tanto. Italia, si può non pagare le tasse tanto? No, non credo. Ragazzi, penso che ci abbiano puntato, preparatevi a combattere. Ma come? Vado. Yahoo! All'attacco. Perché ti sei lanciato da me? Caricate le palle di cannone. Oh, la sloop, regà! La sloop? Ci sta arrivando addosso! Ma che è impazzita! Okay. Non ci sta con la Tesla. Un attimo, ho fatto l'allarme. Vabbè, sta andando dritta. Ma per me non ce ne sta nessuno, regà. Vabbè, intanto è partito il mio allarme. Dove devo fermare la macchina? Cazzo, sono partiti. Sono partiti. Dove siamo? È questo qui. Cazzo. No, il 360. Gira. Xbox. Ok, ora dobbiamo andare, secondo me, verso nord-est, nord-ovest di quest'isoletta. Cosa? Perché il gruppo di isole era proprio Snake Island, capito? Quindi non vorrei dire nulla, ma laggiù ci sono due navi. Aspetta, quindi non ci interessa. Quindi aspetta, non ho capito dove dovevamo andare. Tra Snake Island e Paradise Island, quindi nord-est di quest'isola. Quindi c'è il tesoro? Esattamente, dovrebbe essere lì, secondo me. Vediamo un po'. Simo, corri che c'è uno squa. Simo! Dove? Nuota! Nuota! Oddio. Colpito. È affondato. Madonna. Blu. Che bel posto. Più vicino, l'ho ucciso. Ok. La nave blu. Blu. Allora, ci dovrebbe essere un tesoro a dove? Nord-est. Eccolo. C'è? C'è qualcosa che brilla, mo scendo. Vai, può essere, tanto è sott'acqua. Sto vomitando sott'acqua, è tutto nero. Non vedo niente. Vediamo. No, vabb. È un forziere del tesoro. Può essere quello però. È lui? No? No, sì, ma ci aggiornavano nero. La missione. Ma che cazzo? No, allora è successo qualcosa che... No, che cazzo? Hai visto? Mi stai guardando? Ho visto. Che manovra è quella? No, una manovra che non esiste. Che ha fatto? Cioè, c'è stata una manovra che non credo sia fattibile. No, non credo funzioni. Allora, io apro... Ma che cazzo? Allora. Ok, allora vediamo. No, raga, una inculata. No, non era quello. Mi c'era sono... solo l'oro. Vabbè, se riuscite a prenderlo, comunque è roba in più. E vaffanculo, c'è un altro squalo in merda. Madonna, ma è pieno di squali. Ma come mai? Io avanzo un po'. Riuscite a rampinarmi? Siamo un po' distanti. No, comunque qui l'ho trovata, A parte che la sloop completamente impazzita. Sì, la sloop attacca tutti. Cioè, in realtà si avvicina. Dopo aspetta loro un attimo di vedere come... Tiratemi su! Dove sei? In mare. Oh, schivato. Vieni qua. Proprio a nord dobbiamo andare. Oh, cazzo. Nord cazzo. L'avete trovato quel tesoro, quindi, ragazzi? Ah, grazie. Nope. Raccatta il simo? No. No, aspetta, fermiamo un attimo la nave. Non tiratemi. Fermate la nave. Oh merda! No! Oh, calcolato, attenzione. Oh merda.
Siamo stati molto vicini. Ma porca troia. Boh. C'è una mina. C'è qualcosa che brilla, vediamo se è lui. Vabbè, se è un... Ok, teniamo comunque sott'occhio il galeone, perché blu lo vedevo molto incazzato. Sta andando via, mi sa. Se non cerca rogne è bene, perché sennò, regà, siamo costretti a difendere la nave, eh? No, sta sparando alla sloop. Ok. Aspetta, lui però, ragazzi, cosa dice la missione? Dovrebbe essere qui, ma non lo trovo. Dovrebbe essere qui, ma non lo trovo. A sud-ovest. Delle isole. Che sono quelle lì, no? Le Snake Island. Ok, ritorna. Perché stanno sparando anche dall'altro lato? Va tranquillo, Dani. Buonanotte e buona giornata per domani. Ma possiamo provare ad andare un attimo a Snake Island? Vai, provate, ragazzi. Magari stanno lì. Provate, provate. Provate, io faccio un altro giretto qua. Ok. Ci saluta, ragazzi, Dani. Ciao, Dani. Bella, Dani. Bella, bella. No, comunque... Grazie mille. Ma che cazzo di manovra hanno fatto? Mi fa piacere che pensi che meriti di più, ma tanto penso che comunque sia una cosa che va col tempo e soprattutto... No, non è una aspetta, roba ma che, subito, ecco. Quelli cittano. Con il tempo penso che il canale crescerà, si vedrà. Duff? Credo, sai cosa? Che loro fanno o la tecnica dell'ancora, ma allora appena la fanno si mettono subito all'ancora tutti e la girano. Oppure arpione, ma mi pare un po' troppo debole l'arpione per fare una mossa del genere. Già l'ancora potrebbe farlo, ecco. Noi intanto sai cosa facciamo? Ci splittiamo, andiamo a Snake Island, vediamo se in caso lo riusciamo a trovare lì, eh. Non ti garantisco che lo troviamo. Però... Fai una cosa, aspetta. Guido io e te mi dici destra o sinistra. Cioè, le coordinate, via. Allora, adesso tanto basta che vai a nord. Nord leggermente ovest. Oh, come si fa questa manovra? Perché sembra molto utile in combattimento. Ah, ragazzi, sai qual è il problema? Sì? È che è random. Ci sono più isole e può spawnare su una di queste, che è Paradise Spring, Snake Island. Per me sto giro c'è spawnato Ridge, Snake Island, Lookout Point, Chicken Island, Food Madonna. Vabbè, ma tanto dobbiamo seguire la direzione che ci ha dato. Ok, sì, proviamo. Sono nord-ovest. Magari okay. È sì, magari è Snake Island. Leggermente ovest. In caso voi prendete la sirena. Sì. Ok, quella a sinistra, se vedi, Miki. Aspetta. Cavolo, c'è qualcosa. Mi butto un attimo in mare. Tiro l'ancora, vai, aspetta. No, ancora è presto. Ah, sai che è? Sì. Vai leggermente più a sinistra. Voi andate, che intanto guardo se è qui. Ancora questa, più tipo. A sinistra, ancora più a sinistra. Lo girerà. Ah, dobbiamo sollevarla, però. Eh? Che cosa sta succedendo? No. Perché oddio, dobbiamo sollevare l'ancora? Siamo fermi? Sono scappato all'istante. No, tu ti siamo... aggrappi con il gancio alla direzione e poi che tiri cosa direttamente sta facendo l'ancora. Zeta Drake? C'è un'isola. Cazzo, una bella combo, vai, dobbiamo però. Fermarci qua. Vai. Aspetta, lasciatela ancora. Tira l'ancora. Zeta Drake ci sta facendo schiantare. No. Lascia. Vai. Okay. Ok, vediamo se qui. Però toccherà provare, grazie mille Dani.
Porci di merda. Allora, no. Ho completato un naufrago delle imprese esaltanti. Che cazzo è? Come sud-est. Porca troia. Sudò. Sud-ovest. Non c'è niente qua. Forse l'ho visto. Vedo qualcosa che brilla laggiù in lontananza. Le scale, tre scale. Se casomai tipo pollaio. Bentornato, Scarano. Non so se casomai tipo le statue, sai che tipo quelle lì spawnano più o meno. È un portiere, vediamo se è lui. Tronci. Vaffanculo. Fammi aumentare. Porco. Arrivo, Simo. È lui? Non lo so, aumentato. Fratelli e sorelle. Buonasera. Devo fa... No, come faccio? È finita? Oddio, non credo. C'ho il pompa. Ho scoperto. Oh no. Se scappa, Eckhard, portamelo sulla riva. Non era questo. Ok. Oh, e se quello? È uno squalo che ci sta inseguendo. Non sei. Qual è questo? Oh Cristo. Cassa. No. Che vuoi fare? Le palle di cannone. Dov'è? Non lo so. È tipo da qualche parte lì. Eccolo. Arriva. C'è qualcosa sott'acqua qua? Eccolo. Buonanotte, Dani. Ma chi è? Porca troia. Merda. Ah, gli vuoi sparare? Vieni verso di me. Vieni verso di me. Forse l'ho trovato, regà. Forse era. Prova antico. Ma se è, ce lo avrebbe mamma detto, mia. No? Aspetta, lo provo ad aprire, perché mi dava l'opzione. Mamma mia. No, pick up a suo bene. Sono morto. Che è succeduto? No. Aspetta, provo a venire io da te. Ma lo posso arpenare il coso? Aspetta, provo a tira su Eda. Se ci riesci, top. Non ti vedo più, sei morto? Adesso ufficialmente sì. Non ho fatto un tempo. Comunque ecco, lo vedo, il pozziere. Ma sì, si possono arpionare i barili esplosivi. Porca troia. Ma? Merda, finito anche il cibo. Namo! Totem dello scarabeo. Ce l'abbiamo fatta? Sì, ci ha dato il checkpoint. Grande cazzo, era quello da bella. Dai. Ottima intuizione, ci ha avuto grande. È perché un attimo non mi sconfifferava la direzione che avevamo fatto prima col forte. Allora, intanto vi leggo questo. Ragazzi, marpionate per favore. Ci penso io. Diario di grande pirata, viaggio per la Shroudbreaker. Nona estate in mare. Inseguendo le leggende, un altro viaggio. No, questo cos'è? Lo stesso di prima. Sì, cazzo, stavo a rileggere le stesse pagine, ma sono matto. Queste sono isole. Lo scarabeo della grotta si nasconde vicino alla lacrima dell'isola. Alle lacrime dell'isola. Oddio, questa mi sa che è tosta, eh. Sì. Dobbiamo trovare, mi sa, la stessa isola che c'è nell'immagine. Allora, vediamo. Dov'è lo scarabeo? L'ho messo praticamente davanti alla cabina. Perfetto. Vedi che questa cosa è tappata per terra. Ok. Allora, lo scarabeo della grotta si nasconde vicino alle lacrime dell'isola. Secondo me, vedi, quelle a sinistra sono le Snake Island. L'isola è quella centrale. Sì, è vero, quella è l'ottima osservazione, eh. È quella. Bello. Quindi, Snake Island. È il Croc Solo. Vai, andiamo. L'immagine pare quella. Dimmi dove andare. Dobbiamo andare ad est. Quindi ad est, perfetto. Allora, tutto vai, tiriamo sull'ancora.
Tiriamo su l'ancora, forza! Si parte, uomini! Oui. Arrivo subito, sto posizionando il coso. E via. Per festeggiare... Vino! Non farò quello che pensate. Aspetta, prima di direzionare le vele, che tanto... Sì, tanto vedrai che se il vento in questa direzione gireremo tutto quanto. Ok. Ok. Sei al timone? Sì. Yes. Ok, stiamo per andare proprio ad est. Intanto non so se la sloop e la nave il galeone stanno a combattere. Probabile Netandi. Non lo so. Non credo. Cosa dice Netundi? Cosa vuole? Cosa vuole? Girozze vada le tasse? Girozze vada le tasse? Io gli vado le tasse, ragazzi. No! Bravo Simo! Ma come? Io gli vado le tasse, non pago un cazzo allo Stato. Comunque, prima vi ho chiesto il nome del prodotto perché volevo dare alla polizia allo schermo. In caso ah, se me lo... ce l'ho qui. Ah. Guarda, ce l'ho qui. Aspetta che me lo segni in caso. Questo qua si chiama Iaru. Iaru trattino P. Sarebbe tipo IRAP, una cosa del genere. Iaru trattino P. Ok, non so questo. Io ne ce ho un flacone intero per Amazon. Un paio d'anni. Che è apposta per i monitor. Ah, beh, se mi puoi mandare tipo il link quando vuoi. Sì, sì. Intanto sì. Mi guardo anche questo ear up. Io ti mando la foto, guarda. È un prodotto. È tipo un coso per i vedi. Son cazzo. È proprio. Vabbè, perché in caso li uso per due situazioni diverse. Aspetta un attimo che c'è una guattata, potenzialmente è una grattata. Orca puttana. Ale, ale, olè. Grattata. Abbiamo tirato l'ancora? Samuel Pazzo, grazie mille per il follow, sì, benvenuto. Benvenuto, come va? Non so se c'è altro, ma non mi sembra. Bella. Simo Netandi chiede a gran voce se hai visto Sanremo. Chi stai parlando? Netundi, certo che ho visto Sanremo. Certo che l'ho visto. Se no l'Ilaria lo bastonava. Hanno perso amici invece. L'Ilaria è contro Sanremo, non gli piace, gli fregava una sega. Io me l'ho visto le prime serate con mamma e poi me l'ho visto qua a casa da solo costringendo Ilaria a vederlo con me. Idola. Mi sa che io ho trovato l'ingresso, tipo. Vediamo un po'. Allora, Shortbreaker, dobbiamo andare su questo coso. Io trovavo uno scheletro. Mi sa che però l'avete preso lo scarabeo? Nope. Chi sta sulla nave prendesse lo scarabeo. Che adesso mi sa che tocca entrare via. Gray come sta? Gray sta che è sempre una pacchietta, una piccola amica, mangia, caca, dorme, che pisce. C'è? Fa la sega. Si diverte, porra cocca. Ma questo è andato via da casa. 5 minuti devo andare. Ma dov'è lo scarabeo? È proprio davanti alla cabina. Cosa vogliamo fare però? Non sono sotto minaccia. Ma non c'è. Cosa vogliamo fare? Vogliamo stoppare qui oppure continuiamo? Ah no, era qui. E l'ha preso qualcuno? Duff, l'hai preso tu lo scarabeo? No. È scomparso. E era qui, ragazzi, sono sicuro. Come sta Samuel? Era proprio qui davanti alla cabina. Leonardo chiede scusa. Non preoccuparti. No, no problem. Più che altro... Cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare? In caso ti dispiace, allora se continuiamo? Ma che cazzo, no, tranquilli. No, se vogliamo smettere, smettiamo, ragazzi, non è un problema. Ditemi voi. Tanto serate una ventina di minuti, stavo pure io. Se no, andiamo a vendere quello che abbiamo raccolto. Ok, perché sì, perché così in caso noi, se continuiamo la storia assurda, continuiamo con lo scarabeo che non si sa dove è finito. Ah, è qua. Vabbè. Dov'è? Era qui. Vabbè, in caso andiamo a vendere. Andiamo a vendere e continuiamo la prossima volta che portiamo Sea of Thieves. Che a sto punto così penso che siamo proprio anche alle battute finali della storia e la completiamo. Yeah. Perfetto, sì, andiamo, sì. A andiamo a vendere. È colpa tua qua?
Stanno a chiudere tutto. La baracca chiude, colpa tua. L'avamposto ce l'abbiamo a est. Se no possiamo andare anche... Vabbè, andiamo a est, mi sta più simpatico. No, no. Scusate, abbandono un attimo perché non vorrei che la nave blu ci arrivi addosso. Vai tranquillo. Io poi nessun problema, uscita. Nessuna grattata? La niente grattate. È dietro di noi la nave blu. La nave blu. In questo canale la visiamo e noi portiamo un po' di tutto in ambito gaming. Eccolo. Cos'è eccolo. Questo? Da appunto Sea of Thieves, giochi horror, indie in particolare presi dai CEO, giochi VR, spaziamo un po' di tutto. Ma quanto viaggia quella cosa? Ma sì, sì, adesso ne andiamo a vendere. Avamposto. Andiamo ad est che c'è tipo un avamposto. Ma se fai la gita si può scaricare tutto al volo o sbaglio? Gando boss, grazie mille per il follow. Credo. È entrato. Guarda da PlayStation pure io. Bramavo sto gioco. Dai, speriamo arrivi ad aprile. Come scusate? No. Cosa? No, fermi. Dicevo, ma se fai la... Oddio, se fai la gita... Si può scaricare tutto al volo, no? Sì, sì, si può scaricare. Siamo appunto in gilla, quindi scarichiamo tutto al volo. Perfetto. Oddio! Ah, ma io posso colpire? Raga, Boni, c'è cioè, dubarili esplosivi. Pezzo! Oddio! Ma sei matti! Sei matti! No! No, no! Ragazzi! Stoppi a fuoco! Ve salvo io, cucciolo e la crema! L'avevo già lanciata, amici. No. Mamma mia. Oh cazzo. Sta a prendere fuoco tutto. Sto da fuoco. Come sotto buchi. Allarme. No. Allarme. Sono morto di nuovo. Io vado a spegnere fuoco. Il primo livello è affondato. Ok, sto scendendo là. Sono morto. Come sta Gando? Perdonatemi ragazzi. Come faccio? Regà cosa? No regà pure il megalodon. Dobbiamo spegnere il fuoco, prendete il barile d'acqua. Usate l'acqua che stiamo imbarcando per spegnere il fuoco, ragazzi. Com'è la situazione? Ragazzi, la nave sta continuando ad andare lo stesso, ma com'è possibile? Dove prendete l'acqua che stiamo imbarcando? Grattata? Prendete... Io non sto guidando, eh. Cazzo. Come non stai guidando? Guida, da! Ma la spegniamo noi! Guida, tu guida! Non si spengono le fiamme, ma com'è possibile? È finita l'acqua! Fiamme dell'inferno. Scusate, evitatemi che vado a fuoco. Ok. Oh merda, Miki, scusa. No, ragazzi, pure sotto sta prendendo fuoco. No. Ragazzi, ma come facciamo a spegnerlo? Dov'è il coso per l'acqua su questa nave gigantesca? Sono morto. Appena scendi dalle scale a sinistra. Ma quali scale? Quali scale? Quali le prime o le seconde? Il primo, eccolo, primo. Trovato. Dal primo ponte scendi. Ma che cazzo, aspetta. Spegnete. Sono morto. Arrivo, Miki. No! Tardi. Colpa mia ragazzi, ho fatto un disastro. Vai Duff. Dai che abbiamo risolto tutto. Tutto a posto. Ok. Nulla è accaduto. Sto ancora prendendo fuoco sotto? C'è da riparare. No, l'albero. Tutto ok, fatto. Grande. Oh mio Dio. Ma sotto? Ok, dove dobbiamo arrivare? Sta marcando acqua no, ancora. No, qua sta continuando a bruciare. Cristo Dio, ma che è? Ok, abbiamo capito che queste cose non si fanno. Ok. Ma non lo sapevo. Ve lo giuro, non lo sapevo, ragazzi. Volevo colpire Mickey Meo. Madonna. Stiamo andando bene? Lo sei, benissimo. Oh, ridendo e sterminando, non siamo morti, arrivando. Cazzo. Ti immagini se la nave affondava? Mamma mia, ma... Duffman è un eroe, faceva 5 cose tutte insieme, spegneva il fuoco, guidava la nave e restava i morti. Ma chi è morto nell'esplosione? Io. Ah, non nell'esplosione.
Comunque, esplosione io perché in questo canale Gando, portiamo, questo lo stavo dicendo anche a Samuel, portiamo anche vari altri giochi oltre a molto spesso lo portiamo il mercoledì, pardon, qua però portiamo vari format, varie rubriche come indie horror, giochi con il VR e altri giochi, ecco, il canale gaming. Qui manca, si è rotto tutto il timone, il canone, ancora. Ma pure l'anco, vabbè, tanto adesso no. Ma che fate? Ho sbagliato. Oh mamma mia. Volevo riparare. È esploso tutto. Simo, ma che stai a fare? Ma ci stai a griffare il game? Io sono ubriaco, ragazzi. Il grog. Troppo grog. Fate 78k quando lo fatti, 78k di money? Può capitare. Al posto, tutto riparato, no? Vele a sinistra. Quest'albero non è successo niente. Riparare la nave, ragazzi. Niente, l'albero c'è già in mente un'idea per un TikTok. hai presente la canzone quella? Siamo arrivati. Ma qual è quella? No, sai, non so se ti è mai capitato quei TikTok che prima della fine, del nefasto, robe così. Oh, siamo arrivati? Parte la nave, a destra. Canzone. Sì, Direi tirate l'ancora ora. Arriva. Oh, no. Ok, ho girato. Un po' lontani, ragazzi, così come facciamo? Adesso alzate le vele. Andiamo. Alzate le vele. Perché adesso si fa la manovra. Questa era l'inchino. Quello che abbiamo fatto è l'inchino. Sì, quelli che stavano al molo si sono cagati sotto. Esatto, quelli stanno a scappare. Aiuto! Ora l'ancora. Comunque riesco a rampinare da qua, no? Ora l'ancora che gli facciamo all'ancora? Tiriamo lassù. Sì. Ok. Ma che cazzo? Okay, tu mi darei una mano. Ma sta rampinando, ma allora aspetta. Facciamo, no, ma va bene così, Duff. Facciamogli rampinare i forzieri, no? Ok. Forse cazzo. Allora, molti non li portiamo, tipo la scatola di munizioni. Guarda, dov'è lasciare. Che arrivi? Fammi vedere dov'è che può arrivare. Per Dio. No, sul ponte, magari. Non arrivi sul ponte? No. Non arpionare me. Qua ci riesci a arrivare, tipo, sul forziere? Vediamo. Non a me! No, che questo te me vuole arpionare. L'ho preso. Okay, quindi questi vanno a finire direttamente di sotto? Sì, e li vendo. Ho preso tutto. Non ci provo, non c'è! Resto qui. Niente, impossibile. Resto qui. Che cazzo è pericoloso. Prendo tutto quello che passa in quel punto, compreso voi. Che dai, palle. Non più. Ade faccio ridere tutti, va. Dall'altra parte potrebbe essere un'idea. Non mi prende, Ok. Possibile non ci sia più nulla, già? Sì, grazie. Non c'è più nulla. C'è una cassa di munizioni, volendo si può dare. Ragazzi, anche quello. Io va. Finita? Sì. Vieni. C'è una cassa muni? Non so se la possiamo vendere. Ok, vai. Io sto qui, vedete? Ditemi quando c'è qualcosa e mettetelo là dove sta l'arpione. Ah, lì c'è un forziere laggiù. Dove? A chi? Ok. Vado. Vai, Simo. Vai. Mamma mia. Porco 25.000. Anzi, quasi 6.000. Il totem scarabeo si lascia qua, vero? Sì, ma perché tanto penso che sia appunto della campagna che tanto adesso gli mettiamo stop. Cercatore d'oro. Vai, Simo. Arriva. Aspetta, ho arpionato uno squalo.
Ma no, aspettavano squalo. Aspetta, lascia, tienilo. No, l'ho levato perché mi avete chiamato. Fatemi dovevi vado sempre sul punto. Finito? Dov'è il bastardo? No. Finiti? Ma dove sta Michi, il forziere? Oh Cristo. No, era per arpionare a me. Ah, ok, vai, eccolo subito. Oh cazzo. Andiamo giù. Quanto danno quei forzieri? Quindi abbiamo venduto tutto? Yes. Ok, se riusciamo a non far affondare la nave, top. Sì, perché questa costa. Ok, oltre al fatto che costa, più che altro perché ho trovato delle palle zavorranti. Ah, sì, ci sta, ci sta. Va bene, ragazzi, quindi siamo arrivati al dunque. Quindi ci si ammazza? Sì. Come ci si ammazza? No, come? No. L'importante è non far affondare la nave. Teschio del racinerio. Bella. Via. Porca troia, non sono morto. Dai, chi ci resta, ragazzi? Siamo sotto. Fatto. Esatto. Si può vendere il totem? Azz. Non lo sapevo. Addio. Avevo un po' di te. Oh, GG, è l'ultimo istante proprio. Hai visto? Grande, Miki. Questo si chiama classe. Si chiama comunque, ragazzi, bel tè buonissimo. Bel tè. Bel tè al limone. È troppo buonissimo. Dolce, secondo me. Io preferisco di tè più amari, tipo Lipton. Ma io mi sa che non ho guadagnato un cazzo di nulla. Ha fatto un 20.000. Cioè, ne avevamo tanti, ma tipo pochi all'inizio. Poca roba, ok. Tanti, ma pochissimi. Perché vabbè, tanto penso che il tesoro più golosone sarà la fine appunto dell'avventura. Non so se possiamo vendere il totem. Il fatto è che però siamo in missione, quindi non so se ce lo possiamo. No, lasciamolo. Va bene, ragazzi, io purtroppo devo scappare. Sì, allora, ragazzi, vi saluto anch'io a questo punto. Vi saluto anch'io a sto punto e vi do un bacione. Buona piche, buona serata, Eckard. Posto. Anche a lei, buona serata. Eckard. Ciao a tutti. Ciao Eckard, ciao. Ragazzi, vi saluto pure io, un bacione. Bella. E ci vediamo prossimamente. Bella, sì. Sì, sì, ci si bella, organizza. Bella. Che continuiamo anche questa avventura o per altra roba. Che si tende. Esatto. Va bene? Sì, sì. Ciao, ragazzi. Notte, Simo. Bella, 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 buonanotte. Miki, saluta la Marti. Bella, bella. È già andata a letto anche lei, perché non stava bene. Ah. C'ha tipo il mal di gola. Scusamela domani. No. Rimette un po' di molliccio da dietro. Ok. Mi dispiace, okay. Però. Spero, però... Ora sta un po' meglio. Ora domani prova a tornare a lavorare. Ah, ma tu sei Iva, c'hai la stream attiva su Discord, Miki, vedi tu? La cam attiva su Discord, vedi Miki, che sei tappetto, che sei fatto bello. Devo cambiare sedia, carina quella che c'è, tu ne sa? Che è una parco? Sparco. No, c'ha la seduta troppo corta, Simo. Ah, ok, no, a me piace la seduta larga perché mi piace incrociare le gambe. È lunga, per via, larga le gambe. No. Infatti sto pensando di fare il reso su Amazon, perché guarda, mi invento una scusa, fai il reso. Ma da quant'è che ce l'hai? Un po'. Se ce l'avevi da poco dicevi che l'avevi ordinata per sbaglio, te la rimborsavano senza problemi. No, vabbè, posso sempre fare il coso, il discorso del... Ora te lo dico, che si è rotta. Ah, difettosa, la rompi, sì. Tu dai, una esatto. Ma gli spezzo una ruota. Ah anche una martella fa una ruota, dico, si è rotta, prendo quella della Lamborghini. L'ho provata, è più comoda di questa. Bravo. Quanto l'hai pagata, se te posso chiedere? Simo, non me puoi chiedere. Lascia fa, ok. Allora, è venuta. Dap, se non lo vuoi far sentire live, è muta. Ah, ok, sì. Vai.
Ok, ok, no, no, scusate che stavo un attimo aspettando per riattivare. Intanto quitto dal gioco. Va tranquillo, perché tanto penso che adesso farò un tipo un just chatting così selvaggio. Vai, vai, vai tranquillo, io ti cerco il prodotto. Ah, ok, top. Bongato! Ragazzi, vedo un bacione, allora a questo punto... Chi ha comprato? È questa qui. Ah, sì, bravo, te l'ho linkato. Non l'ho comprata, però penso che la voglio comprare. Ce ne sta una scontata tipo a 300 sempre, più o meno, 3,99, non mi ricordo. Volevo prendere una così, che non è proprio da gaming, capito? Esatto, più su Amazonia. No, esatto. È un sito che ho trovato molto carino, direi. Ma scusa, quella con il poggiatesta staccato dallo schienale, c'è anche a coso, all'IKEA. Ma quanto viene? Ma è così? Carina? Comoda? Non me lo ricordo. Ti do un'occhiata e te la vedo. Se la trovo, te la mando. C'è questa valga fotonica che si stende. Molto carina questa. Un secondo? Ok. Buonanotte, Samuel. Ti do un'occhiata. Va bene, volentieri. Buonanotte e buona giornata per domani. Spero che la live gli sia piaciuta. Se la trovi, ovviamente. Se no, non ti sta a preoccupare, amiche. Non ti sta un attimo. Sì, io devo fare una roba. Allora, ti mando il link DAF per i monitor. Grazie mille. Provato. Oh, ti danno anche cambiare il pannino. Ah, ok. Mandalo un po' anche a me, Miki, perché non si sa mai. È sul gruppo. Oh, bravo, grande. È specifico proprio per i monitor. Non è aggressivo come prodotto. Okay, io lo uso sia per monitor che tastiera, considera. C'è un monitor che puzza, quindi... Puzza? Non ho mai sentito di un monitor. Devo sistemare. Allora, andiamo sull'IKEA. Ok. Ok. Ci sta. Venuta su a Prato la Marti, amici. Come? Venuta su a Prato la Marti. No, ci siamo visti... Quando ci siamo visti? Questo fine settimana ci siamo trovati a Bettolle. Ah, quindi lei non sta da te adesso? Pensavo no. Insieme. Ma arriva venerdì... A Bettolle, ma Bettolle... Allora, aspetta, si fa l'acquisto in diretta, mi sa. È l'uscita... del coso. Dell'autostrada, cioè l'ingresso dell'autostrada per te che vieni in Toscana e l'uscita per me che vengo verso di te. Ok, ho capito. Ho mandato il link dell'IKEA anche. Bella, me la vado a guardare un pochettino, vediamo un po'. All'IKEA adesso stanno a fare la collezione gaming. Sì. Ma un po' dappertutto è scappata fuori questa moda, eh. Carina, sì, ok, però non mi ispira troppo, sai. Ma ce n'è diverse. Più belle ergonomiche. Ah, guarda questa, 249 euro, porca ragazzi. Quale? Questa qua dell'IKEA, ce n'è una con il sotto rosso, non costano poco sì, nemmeno. Sotto c'è 2,79. No. Porca troia. Ma perché sono della linea gaming, no, alcuni prodotti sono in collaborazione ROG. Ma a quel prezzo sono più clamorose le altre. C'è, sì, non è proprio scritto ROG, Però c'è una scrivania che si alza e si abbassa elettronicamente. Quella viene 400 euro. Ho trovato la mia che costava meno di 100, clamorosa. Mi c'entrano due computer, il monitor, al centro c'ho la tastiera, c'è il ripiano per sopra. Non mi ricordo se... Non arriva a 2 metri, sarà tipo un 160-180 larga. Una bella scrivania. Se la trovi mandamela, Simo. Guarda, ritrovo il link, l'ho comprata l'anno scorso praticamente, quando mi sono trasferito. Tanto la scrivania la volevo cambiare io, è troppo corta questa per me. E di fattura top, guarda. Questa c'ha 50 centimetri, però tre monitor mi ci stanno molto pressati sopra. Ma io considero, c'è il monitor che c'ho, l'ho attaccato allo schermo. Perché c'ha il ripianetto, e altrimenti mi sarebbe sbordato, quindi l'ho attaccato al muro, e...
È bella, ragazzi. Comunque, io belli miei, vi saluto. Oh. Te mando una foto proprio di com'è, guarda. Vai. Di come ce l'ho. Appena te mando una foto, va bene? Perfetto. Vi saluto e vi do un bacione, ragazzi. Anche a te. Alla prossima. Ciao, Simo. Bella, bella, bella. Tanto i ragazzi da DAF li abbiamo fatto sentire i cazzi nostri. Sì. Vabbè, vabbè, ma dettagli, ma non è un problema. Se divertono a sentire, esatto, i cazzi nostri, se divertono. Esatto. Ti saluta, bella, Simo, ragazzi. Ti saluta Netandi. Netundi, che ha scritto Simo Griffin Game, Michi un pazzo. Perché Michi un pazzo? Bella, ragazzi. Non so cos'è combinato. Boh, vabbè. È un po' pazzerello. E niente. Daff, io ti lascio nel tuo just chatting con i tuoi ragazzi. Sì, sì. Grazie mille per i game, per il game. Ma grazie a te. Ma di che, dai, l'ha fatto l'acquisto? Sì, sì, fatto adesso, proprio in questo momento. Ti è piaciuto, via, il prodotto? Perché voglio dargli un attimo una sistemata, almeno un monitor. Però lo volevo sempre un po' a portata di mano, un prodotto del genere. Ma guarda, è comodo. Magari se c'è delle macchioline un po' più dure, ce lo ripassi un po' di più. Cioè, gli fai una prima passata di pulizia al monitor, glielo spruzzi diretto sul monitor, lo pulisci e poi in controluce guardi se c'è rimasto qualcosa. Ovviamente, okay. Monitor freddo, quindi spento. Ah, vabbè, sì, 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 tanto l'avrei fatto in quel momento, cioè appunto... No, Neto, non ero live. Ma intanto ho risposto, scusami. Ma va tranquillo, però sì, sì, l'avrei fatto non acceso, perché dopo non so se si rovina o robe così. È bravo, hai fatto bene, hai fatto bene. Però appunto ne cercavo uno che comunque casomai che qualcuno aveva già usato, perché non sapevo casomai... Io ti dico, l'ho usato anche sul televisore, che c'ha lo schermo lucido. Ah beh, ok. Quindi... Ok. Vai sereno proprio. Posto. Ciao Ale, come va? Dai, ti lascio continuare con i ragazzi. Ok. Buon proseguimento. Anche a te. Anche a te, Michi. Buona serata e in caso buona giornata per domani. Grazie anche a te. Gianni. Ciao Daf. Ok, allora raga, famo un po' proprio un just chatting di 15 minutini e poi si va a letto. Come sta l'edade? Spero tutto bene. Come va? Oh, vogliamo fare un po' i pazzi? Adesso vi faccio vedere, non vi faccio vedere in realtà niente, vi dico soltanto delle cose. Level 5 o Game Freak? Cioè, adesso ultimamente ti direi level 5. Cioè, ripensandoci, direi sempre level 5. Allora, vi faccio uno spoiler dei contenuti che potrebbero esserci prossima settimana. Non so perché, ormai sono un fire, cioè preparo le schedule letteralmente giorni prima, non faccio più la schedula il lunedì, certo, content un po' più particolare come quello del mercoledì, non me la preparo adesso, però bomba. Allora, premessa, non considerate mercoledì perché appunto è da decidere. Per il momento è rimasto quello di oggi, appunto le storie assurde, quindi può essere anche altro. Ok. Al via lo spoiler. Altra premessa, può essere che quando la carico sono tutti content sminchiati, cioè giorni diversi, roba così. Mi metto così. E mi metto così. Ok, questa è la programmazione. Fatemi un attimo fissare qua. Non so perché... Il sistema di modifica di...
Ok. Oh, finalmente potrò avere un voto di Netand in diretta. Interessante. Ok, ok. Allora, perché GTA 5 tanto lo dobbiamo finire. Questa settimana è stata un po' una settimana di pausa. E poi voglio portare questo format. Io per il momento io ho dato sto nome, cioè Nostalgia Wii, perché tanto alla fine è quello, cioè, anche se comunque vorrei portare anche giochi di merda della Wii, però giochi di merda credo che sia già una serie, un nome un po' troppo famoso, che mi pare di Zeb, quindi nada. Mercoledì, ripeto, non consideratelo, perché può essere sia of Thieves quanto altro, con appunto Minky, Eckhard e Simo. Giovedì ci concentreremo solo su un singolo horror, che è appunto First to Fathom. Venerdì Mario Kart con i pronostici. Domenica GTRP. Easy. Anche i nomi delle serie, Ruby. Perché? Smash, allora io perché questa roba ce l'avevo già pronta da prima, cioè da un giorno. E Smash vorrei ficcarlo prossima settimana, cioè intendo non questa, quella dopo ancora, perché quella dopo ancora ci devo ficcare un altro contenuto, che oltre a Smash è il format con Frank. Che io voglio mettere una premessa. Ma io c'ho il dito storto? Perché c'ho il dito storto? Perché il mio medio è storto? Che cazzo? Perché è storto il mio medio? Vabbè. E dico Smash, mi piace la scheda. Ah, ok. No, però mi avevi già detto prima di Smash. No, sicuro voglio rifare uno Smash, perché potrebbe essere bello caotico. Cioè, è tutto storto. Toh, vaffanculo. Guarda quanto sono storti. E niente, però appunto... Se già c'è questo apprezzamento... Bomba. Oh, siamo ritornati Golden Age del canale, che le votazioni sono nate in una maniera completamente naturale. Però se riprendiamo a fare schedule da 10, sono contento. Questo mai succederà. E allora, cioè, vabbè, è impossibile avere un 10. Ma costa scrivere quello porno? Ecco. Leak schedula. Ma te ne tandi? Niente. Vedi che te sei diventato il leaker di sto canale. Te pensa che Smash è sopra il 6. Il mio voto per sta schedula è tipo 7. Vabbè. Dimmi, Zizio. Stiamo facendo passi avanti. Perfetto, allora prossimamente faremo delle cazzate. Ma giusto per capire, visto che tanto te sei appunto Team Nintendo. Sì, adesso la famo startà. Assolutamente. Mario Kart, come me lo valuti? La speedrun di Mario Odyssey, perché toccherà farla. Sì, te ne tanti, visto che sei Nintendaro. Io! Boh. Ah. Vai, perché tra virgolette il piano di venerdì che ci abbiamo noi ce l'abbiamo già in mente cosa fare. Non so se ti ha detto qualcosa Tony o robe così. Biscottino comunque scam, eh? Dico solo questo. Infatti godo che è stato polverizzato. Non merita di sopravvivere tra i personaggini.
Anzi, adesso io lo metto pure in gabbia. Fatemi fare sta bastardata, va. Oh, niente, oh, incredibile. Chiede la Battle Royale e vince. Guarda che mani da chirurgo. Cosa? Quello che volevamo fare? È top secret. Però te intanto scrivimi quello che mi devi dire. Allora, senza dilungarmi troppo, Mario Kart ci sta, con i pronostici è bello, ma se la gente non punta, mi incazzo. Ok, ok, come il panino col tonno. Mario Odyssey penso sia uno dei peggiori Mario 3D, dopo San... Ok, questo è interessante, ma è relativamente nella lore bello. Ma se facciamo appunto la speedrun, te perché adesso ti sei concentrato sul recensire il gioco. Dai, allora, il fatto è questo... è che vabbè, non posso manco io dire regà non puntate tutto e robe così. Se si puntasse poco, secondo me ci sarebbero più partite, soprattutto vabbè, tempo di far joinare Dave Brando, il pro controller, giusto? Oh, ma allora il fatto è questo. A me voglio precisare una roba, a me non me ne frega un cazzo, cioè se è con il cavo, se c'è la vibrazione. Quindi fatemi un attimo vedere il budget, ok. Perché, niente, oltre a una roba, uno spruzzino, Nintendo Switch Pro Controller facciamo. Lo prendo in diretta, 80 euro, sto cazzo, non prendo quello. Mi prendo anche quello della Chicco, c'è? Sì, però non tutte queste luci LED, ma a me basta. In che senso, zizio? Te in caso scrivimi, in caso capiamo insieme. Oh, questo potrebbe essere memoso, eh? Sto pro controller. Potrebbe essere memoso. Fammi vedere le recensioni. Fa il suo dovere. Ok. Si fa la cazzata. Per sbattere tutto biscottino. Non lo posso... No, Francesco. Non lo posso spedire... Fanculo. Si va così. Ma dai, malleno. Adè, basta. Ho ordinato il Pro Controller. Quindi, ragazzi, è destino che si giocherà a Zelda. Prima o poi. Ma così? Se ne vado a cagare, ma così in diretta? No, pazzo. Sei un pazzo. Allora, voi dovete capire questo. Scusa, fammi fare un attimo un eBay tattico. Ma che significa? Niente, Zelda, domani si inizia da Tears of the Kingdom. Fammi vedere. Ok, che culo. Regà, stavo per fa... una cazzata. Allora, io molti giochi della Wii non li ho più. Appunto, Wii Sport Resort adesso mi arriverà. Ma Wii Party è un classicone. Il fatto è questo.
avevo trovato uno che lo vendeva a 3,90 su eBay. Ultimo oggetto rimasto. Le mani vibravano. Ordinato. Vabbè, spese di spedizione si arrivava a 10. Però cazzo, rispetto ad altri giochi che è Mario Party a 29 euro, un attimo mi rode il culo, cioè vado su Wallapop, parlo con Ciruzzo, me lo dà 2 euro. E mi sono praticamente era l'edizione, cioè veniva dalla Francia questo Wii Party. Non era il manuale, stava avendo il manuale. Io ho tradotto perché mi sembrava strano, perché mi sono sbagliato e mi stava avendo il manuale. Io, fortuna, gli ho chiesto subito dopo, guarda, ho fatto cazzata, scusa, sono stupido. Ha detto, va bene. Ethan, regà, letteralmente forse il miglior meme del canale che nessuno sa. Cioè, solo due persone sanno chi è Ethan. Un po' come Yuri. Yuri perché, vabbè, bisognava vivere il meme. Ethan, in realtà, è il più facile da recuperare. Bisogna andare su YouTube, vai, clicchi Ethan. Fine. Clicchi il video e ti guardi Ethan. Come è finita con Yuri? Mi pare che è tornato a truffà. No, non si dice, sarò querelato. Vabbè. Allora, visto che avete già un piano, nulla, era un piano che mi è venuto in mente a me, ma ora che ci penso è una cagata, quindi farò quello che dite voi se io ci sono nei vostri piani. Allora, era molto più da per noi quello che volevamo fare, però appunto se adesso bisogna anche vedere se succederà, perché appunto ci serve che comunque Tony ci sponi qualcosa, tipo un furgone. Però dopo tutto il tragitto si vedrà cos'è. E però appunto se ci sono eventi tipo il Paradise, becchiamoci lì senza che mi stream sniperi. Cioè se ci becchiamo nella partita, bomba. Ciao Silia, come va? Spero tutto bene. Grazie per ieri, per il ride fatto da Vuoca. Adesso stiamo facendo un po' di just chatting. E più che altro, guarda, è proprio un classico da per me, che non è la prima volta che mi capita che mi arriva un ride quando chiudo. Niente. Cioè, manco ho potuto un attimo muovere il mouse e tipo rimettere casomai appunto la webcam e fa un paio di chiacchiere. Proprio era terminato tutto. E niente, stavo un po' parlando così, avevo mostrato così in estremo anticipo il programma della prossima settimana, ma bisogna vedere se sarà questo o no. Sì, dopo sì, sono andato a parlare con quelli di GTRP che mi hanno mostrato alcune cose che non posso parlarne perché comunque mi hanno detto stai zitto, però sta uscendo bene. Cioè, quando ci sarà appunto questa nuova versione, ci saranno un sacco di cose da fare. Grazie mille comunque, Silvia. Adesso, ahimè, anche noi, fra poco stiamo per scappare, quindi come un po' ieri. Quindi fra poco scapperemo a letto. E in caso, non so se c'è ancora Vuoca online, in caso la raidiamo. E sopra noi è pesca. Dai! Oddio, non so se l'hai impostato te il personaggio, perché siete proprio voi utenti che potete impostare appunto il personaggino. Ah, niente, perché penso che lei stacchi un po'
abbastanza prima di me, cioè io adesso in questi giorni sto un po' chiudendo prima io, però vediamo. Oppure non so se me l'avevi chiesto, perché non so se mi stai guardando da PC, telefono, perché telefono forse è un po' più scomodo selezionare il personaggio, però non lo so, penso che comunque era di tempo fa. Scusate, un attimo, apro un attimo Telegram. Ah, beh, ok. Perché gliel'hai impostato te. Adesso non so se io questo te lo posso rimuovere. Sì. Olè, posto. Io, quando vai, posto. Ah, ok. Vabbè, il Mac c'ha pochi titoli, però alcuni ci sono. Va bene. Non lo faccio, perché me l'hai detto, altrimenti l'avrei fatto. Esatto, poi adesso deve uscire l'ipotetico The Sims 5, ma io adesso mi ricordavo che c'è un gioco che è simile a The Sims che deve uscire. E mi hai ricordato che io qua devo far partire la mia serie di The Sims 3. Beh, io intanto lo provo ad avviare, a meno che non è stato disinstallato, perché mi dice che devo installare una roba. Guarda che parte, Se parte... Live arrabbiata. È partito. Ok. Bene, può partire pure The Sims 3, quindi bomba, sarà un contenuto che faremo casomai dopo un gioco. Appunto verso tipo le 23:30, la nostra tipica seconda serata. E casomai ne ha pochi, però cioè non ne ha molti rispetto appunto Windows, che praticamente tutti i giochi Windows, non credo ci sia un gioco esclusiva proprio per Mac, però quelli che ci sono penso li regge tutti. Buonanotte Netandi, perché tanto stacchiamo anche noi fra poco. Cazzo, aspetta, questo, scusate, scusate il francesismo, ma questo tocca salvarlo, sto gioco. Sì, quello con la grafica super pazzesca che, ahimè, non ricordo il nome. Però peccato, perché secondo me... È un po' fastidioso fare la versione per Windows, scusa, per Mac, rispetto a quella di Windows che è un po' più comune. Sì, ma secondo me alla fine dopo lì è anche un po' l'esperienza di avere il Mac, robe così, cioè ci puoi fare un sacco di cose. Quindi sicuramente è molto... molto valida, cioè comunque dopo un po', cioè secondo me l'acquisto ci sta. Ah, proprio, ma tu sei proprio Apple user, anche tipo, che ne so, iPhone, robe così, o soltanto per i PC? Ci sta. Io mi ci sto riavvicinando, adesso per il momento non penso per i PC, ma almeno per telefono ho un SE del 2020, mi basta. Per quello che è il mio utilizzo del telefono, volevo rimanere vecchia scuola. Ok, ma in caso quello che ti consiglio è Zizio, tu gioca da per te, fai, cioè, quello che ti voglio dire, non ti fermare solo a noi, cioè, vai in giro, fai cose,
noi sì, bomba, parliamo, però non possiamo completamente concentrarci soltanto a fare il babysitting. Cioè abbiamo comunque una nostra storia che si deve un po' evolvere. Vabbè, ma ci sta, oh, ci sta. Non è male, eh. Adesso manca il Vision Pro. Manca il Vision Pro e hai tutto. E niente. Io adesso... Ma nessun problema, nessun problema. Qua si può essere scurrili, non... Non si preoccupi. Scusate, è partita la bestia un attimo. È che stavo un attimo scrollando così. Allora costa, ma secondo me più in là, casomai i futuri Vision Pro potrebbero essere interessanti. Per il momento un attimo... Certo, il fatto è che comunque venerdì ci abbiamo, cioè, di base giochiamo 4 ore lì e appunto non sarà tutte 4 ore il babysitting, sarà casomai un'oretta, robe così, quindi ce la potremo gestire, però prima un attimo ci abbiamo questa roba, ma bisogna anche vedere se va in porto, perché può essere che non andrà in porto e giochiamo così. E beh, però ti dirò, allora io non ho mai usato un appunto i PC. Scusate. Ok. Vabbè, ma in caso ce la aggiustiamo noi, bomba, dai, vedremo, zizio. Ripeto, può essere che c'è una festa al Paradise e ci becchiamo lì. Adesso vediamo. Però secondo me Windows ci si abitua. Forse un attimo dici, però ci si abitua, ci si abitua. E niente, regà. Io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia. Ci becchiamo domani. Domani, ragazzi, dalle 21:30 saremo in live con un gioco VR. Infatti giocheremo al VR, giocheremo a Job Simulator perché ci manca tipo gli ultimi lavori. Ma allo stesso tempo voglio un attimo cazzeggiare con gli altri lavori perché a me sa che abbiamo la modalità Endless. E niente, grazie mille per la compagnia, buonanotte e buona giornata per domani. Gianè.